Buonasera, buonasera a tutti, eh, ben ritrovati in questo seminario digitale del mese di giugno. Affrontiamo un tema interessante che ricorre molto spesso nei, nei nostri confronti tra colleghi, ma anche ne, con i nostri interlocutori quando ci troviamo a convegni o a giornate di formazione, e tanto più spesso anche con la nostra... Eh, Affezionata clientela. Eh, abbiamo due graditissimi ospiti per affrontare questo argomento. Eh, resilienza tra le divergenze, quindi, già nel, nel titolo eh, c'è un, un intrigante ehm, elemento di riflessione che si prospetta in un contesto impegnativo che richiede un approccio globale e, dunque, dinanzi ai rialzi che abbiamo avuto prima piuttosto importanti e oggi una fase di stallo delle varie banche centrali alcune economie si sono rivelate straordinariamente resilienti ma naturalmente hanno poi eh, determinato anche la creazione di alcune divergenze dovute naturalmente alle differenze che esistono sia in termini di consumi di investimenti e o soprattutto dico io in termini di politiche eh, fiscali quindi nelle varie economie eh, dagli Stati Uniti ai mercati asiatici e eh, paesi come la nostra Europa e la Cina hanno mh, avuto impatti, impatti diversi. Il corso di questo webinar cercheremo di capire meglio quali possono essere quali sono state e quali potranno essere le implicazioni di lungo termine di, eh, delle suddette divergenze. Cosa significa questo in particolare? E i nostri ospiti ci spiegheranno bene perché per gli investitori obbligazionari sappiamo essere eh, quello obbligazionario un tema molto caro ai clienti italiani e il divario che a livello globale tra le varie economie eh, esiste, quindi sia economie resilienti che economie fragili. Affronteremo questo percorso molto interessante con due ospiti. Eh, di assoluto standing il professor massimiliano marzo che noi conosciamo molto bene ma che con grande piacere ehm, abbiamo invitato oggi professore di economia degli intermediari finanziari nonché direttore del master in wealth management all'università eh, di bologna quindi il nostro fantastico accademico benvenuto prof grazie grazie nicola sono qua buongiorno grazie. a tutti buon grazie. pomeriggio è sfidante il titolo, quindi sappiamo che tu non ti sottrai mai a questi confronti molto, molto serrati. Grazie, grazie professore. Abbiamo collegato ehm, da, da Londra eh, Peter, o Peter perché è di origine tedesca, ma comunque Becker, eh, che è l'investment director del fixed income di Capital Group, conosciamo un, un importante gruppo. Di asset manager assolutamente di rilievo: noi abbiamo avuto come nostri ospiti diverse volte. Ma oggi abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi l'investimento director del Fix Income. Peter Baker, benvenuto, Peter. Welcome. Welcome. Thank, thank you. Thank you. Uh, Grazie, eh, questa è la novità che, abbiate, che avete sentito ora, quindi ehm, chiederò e chiederei a tutti i nostri numerosi colleghi che sono in ascolto di andare in basso nella maschera, accanto a Ray Sand, che siete abituati a premere per porre le domande finali, c'è questo eh, mondo che appare, cliccate sopra e mettete il flag su Italian. Così facendo. Il servizio di traduzione renderà a noi partecipanti, a voi e, e, e a noi che siamo in regia, le ehm, l'esposizione di Peter in lingua italiana e renderà a lui in lingua inglese le nostre domande ed interlocuzioni varie. Per cui, accanto a Ray Sand c'è il globo, cliccate sopra e mettete su Italian. Questa è una bella novità, vi dico subito che seguiranno anche dei webinar totalmente in lingua inglese, per cui prepariamoci all'evento con grande soddisfazione del professor Marzo che avrebbe voluto già esporre in questa sessione, ma per comodità di tutti quanti abbiamo a disposizione questo ottimo servizio di traduzione che consentirà a Peter di essere informato nella lingua domestica e a noi di ascoltarlo in lingua italiana. Per cui grazie, grazie anche alle traduttrici che sono collegate con noi. Ora, ehm, Peter si eh, seguirà il professor Marzo nell'intervento, e alla fine eh, delle loro esposizioni avremo la solita round table. Per cui, raise hand e potete porre la domanda al professore e all'investment director. Del Fix Income, questo è un argomento molto interessante, seguiamolo con, con attenzione. Quindi io adesso mi taccio, eh, non prima se dalla regia hanno pronto il visual del nostro meeting, ve lo vorrei pas far passare velocemente. Eh, perché siamo appena usciti, eccolo qua. Il 3 o il 4 di ottobre, vedo io solo una copertura in alto, grazie, ottimo. Eccolo qui. Il 3 e il 4 di ottobre il nostro annual meeting presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Quest'anno, per la prima volta, dopo un lungo periodo di restauro, sarà disponibile per il nostro evento e saremo i primi in questo ambito a, ad usufruirne. Una location fantastica. Il titolo Waisiati: Finanza tra realtà e profezia titolo provocatorio che include tutta una serie di considerazioni che eh, scopriremo strada facendo, le, le più rilevanti le scoprirete naturalmente nella tua giorni del meeting, sono altresì aperte le iscrizioni, abbiamo già credo i primi 50 iscritti, l'abbiamo mandato da poco più di un paio d'ore il comunicato, quindi questo ci lascia ben presagire. Eh, tenetelo bene a mente, non mancherò io di ricordarvelo. Grazie, grazie della regia. Io lascerei la, la parola al professor Marzo. Grazie a te, professore. Grazie, grazie a te, grazie a voi. Ehm, oggi, adesso tra un attimo condivido lo schermo, condivido gli slide ovviamente. Ehm, dunque, l'argomento, diciamo, di questa mio speech introduttivo, questa mia lezione introduttiva, va a coprire un tema altamente dibattuto, eh, che è il tema della politica monetaria. Direi che il mio, il, mio, il mio discorso sarà una rassegna. Prenderemo in considerazione una rassegna di quelle che sono state le politiche monetarie, di quello che vediamo che sta succedendo sul mercato fixed income eh, e vedere quali implicazioni di policy possiamo trarre, come in qualche maniera possiamo immaginare la politica monetaria da qui ai prossimi anni, e ovviamente dovremo considerare con grande attenzione il tema della politica fiscale io dico di, parlo di questo aspetto e inizio subito col condividere lo schermo ma voglio subito in qualche maniera mettere eh, il tema eh, diciamo nell'interesse di tutti spero che vediate lo schermo lo vedete bene ok sì grazie bro. bene benissimo allora mh, dicevo il, mh, mi interessa focalizzarmi su quello che è la politica monetaria in un'epoca come quella che stiamo vivendo che è caratterizzata da un elevato debito pubblico, debito pubblico, debito privato, direi, perché non c'è solo quello, come tra un po' andremo a guardare. Quindi il focus della nostra discussione è politica monetaria, ma ovviamente saremo eh, costretti a parlare di politica fiscale. Inizio subito col dire perché rispondere a questa domanda perché oggi, diciamo, abbiamo un set di 25 slide, ma eh, guarderemo qualcuno di slide, quindi sarà una lezione un po' più difficilina perché gli slide ci aiutano, ma dobbiamo mettere sul tavolo molti concetti molto, molto importanti. Allora, facciamo una breve riflessione. Noi siamo tutti abituati a pensare alla politica monetaria come direi indipendente. Noi sappiamo bene che esiste una letteratura molto solida, storicamente molto importante a dir la verità è una letteratura che si è consolidata a partire dalla, diciamo, primi anni Ottanta per arrivare fino praticamente ad oggi, una letteratura nella quale, una letteratura accademica parlo, nella quale il, il mantra, diciamo, il filo conduttore è l'importanza di una banca centrale, uno, indipendente, due completamente focalizzata, quasi se non esclusivamente focalizzata, sulla stabilità del sistema dei prezzi. Ora facciamo un attimo una riflessione su qual era il mondo entro il quale, all'interno del quale questo tipo di percorso è nato. Ricordiamoci che cos'erano gli anni '70. Gli anni '70 sono stati anni nei quali contraddistinti da una fase di elevata inflazione che si era generata, badate bene, non perché vi fosse una recessione, perché negli anni '70 non vi è un fenomeno recessivo, ma viceversa come un fenomeno di surriscaldamento complessivo dell'economia a seguito degli shock petroliferi che si sono verificati sia nel 1973 sia nel 1979. Ora, in quella fase, il, il, le banche centrali avevano una grande difficoltà nel combattere l'inflazione. Cioè noi, per quelli che eh, hanno vissuto questa fase in prima persona, ma, oppure per quelli che come me l'hanno studiata con attenzione, ci sono tanti scritti molto interessanti, uno fra tutti, posso citarne uno no? molto semplicemente, uno di Franco Modigliani, che fra l'altro sono tradotti in italiano. Eh, qual era il problema degli anni 70 dell'inflazione? Perché questo è un punto molto importante che dobbiamo trasferire ad oggi. Il punto degli anni 70 era che le banche centrali non riuscivano ad abbassare il tasso di inflazione. E perché non vi riuscivano? Non vi riuscivano perché negli anni 70 non era chiaro il meccanismo di formazione delle aspettative sull'inflazione. Cioè, in qualche maniera il, il settore privato, il pubblico, era più avanti della banca centrale e non aveva credibilità, non aveva, diciamo, attribuito alla banca centrale un grado di credibilità sufficiente nel combattere l'inflazione. In, cioè quindi la banca centrale non lavorava sulle aspettative di inflazione quando formulava le proprie decisioni di politica monetaria, ma si basava semplicemente su un tasso di inflazione corrente, quindi non lavorava sul grado, sulla sua capacità di influenzare le aspettative. Questo meccanismo di influenzare, di influenzare le aspettative è venuto fuori dopo, si è compreso dopo, diciamo dal 1980-81 in avanti, e, e questo è stato necessario, si è realizzato grazie attraverso eh, un'architettura un istituzionale che dovesse rafforzare la capacità della banca centrale di influenzare le aspettative sul futuro. In che modo è stato effettuato questo? È stato effettuato attraverso <coughs> la eh, separazione tra banca centrale e governo. L'indipendenza della banca centrale e dal governo è stato il mantra che ha guidato la politica monetaria fino ad oggi. La Banca Centrale Europea è la rappresentazione plastica del massimo grado di indipendenza di una banca centrale. Eh, la Banca Centrale Americana, sebbene dal punto di vista istituzionale non sia, non sia una, una delle più indipendenti dal governo, perché il Presidente degli Stati Uniti ha la capacità di nominare e revocare, il governatore della banca centrale in qualsiasi momento quindi in qualche maniera c'è un legame di dipendenza dal governo ma nonostante questo anche la banca centrale americana ha lavorato negli ultimi 25-30 anni in maniera indipendente dal governo almeno comunque ha dato sempre questo segnale di essere oggi le cose sono cambiate le cose sono cambiate non perché è cambiata l'architettura istituzionale cioè non perché diciamo a livello europeo, perché il governatore della Banca Centrale è nominato dai governi? No, al contrario. Cioè la Banca Centrale Europea è forse la più indipendente tra tutte le banche centrali rispetto ai governi, no? Ma non è questo il punto. Non è l'architettura istituzionale che è cambiata. È il, è il sistema economico che è profondamente cambiato rispetto agli anni 70. Profondamente cambiato per due ordini di motivi. Il primo motivo è la sua dipendenza dai mercati finanziari. Oggi il sistema economico è molto più dipendente dai mercati finanziari, lo vediamo per, basti pensare, voi siete per il mestiere che fate, lo vedete benissimo, basti pensare alla dipendenza eh, degli asset patrimoniali delle persone, in particolare per esempio il tema dei fondi pensione, che negli anni 70 era un tema che praticamente non esisteva, se non in parte. Solo in parte, in qualche maniera. Quindi oggi, se so, solo anche guardando a questo, c'è una grande dipendenza dal mercato finanziario. Per non parlare ovviamente di tutto il resto, del finanziamento dell'economia, eccetera. Oggi il mercato finanziario lavora in una maniera molto più attiva rispetto a quello che non accadesse negli anni 70. E questa è la prima ragione. Ma eh, la seconda ragione per cui oggi il, siamo nei fatti il mondo sta cambiando, è cambiato, è la proporzione di debito. Cioè negli anni 70 non vi era uno stock di debito così alto sia a livello di governo sia a livello di famiglie e imprese. Quindi questi due fattori, no? Quindi il primo fattore la dipendenza dai mercati finanziari. Il secondo fattore, l'elevato stock di debito pubblico, fanno sì che la banca centrale non possa agire in maniera totalmente indipendente, come invece lo poteva fare prima. Ora, quando noi abbiamo letto tutti i commenti che sono capitati in seguito alla crescita dell'inflazione, ora entro immediatamente nei nostri grafici. Ecco, il primo grafico lo vediamo qua. È la contrazione dell'attivo. No? Vedete. L'attivo delle banche centrali, in particolare un po' tutte. Eh, se vogliamo guardare la, la banca centrale americana, qui abbiamo la Fed, la, la Banca Centrale Europea, hanno avuto un, una, forte contrazione, una forte espansione durante il periodo Covid, attorno al periodo Covid, Covid, post-Covid, poi, ovviamente, questo, questo, questo balance sheet si è gradualmente contratto in maniera anche abbastanza importante nella fase successiva, a partire sostanzialmente dal luglio 2022, quando le banche centrali hanno iniziato una corsa verso l'inflazione, una battaglia contro l'inflazione. E qui lo vediamo molto bene, la crescita del tasso del federal funds rate, se noi guardiamo con molta attenzione, qui vediamo la riga blu, okay, che eh, la cui scala è quella di sinistra, sta ad indicare il federal funds rate, okay? quindi vedete molto interessante questo percorso di discesa. Guardate qui questa fase iniziale del campione, qui inizialmente, spero che lo vediate bene, no? vedete il livello del Federal Fund's Rate proprio nei, alla fine degli anni 70, primi anni 80, proprio il periodo di cui vi parlavo prima, cioè no? il periodo in cui vi era la necessità, l'urgenza di stabilizzare il tasso di inflazione, quindi la Banca Centrale era chiamata ad uno sforzo molto rilevante ed è interessante vedere No? La crescita del tasso di interesse che si era portato da un livello pari diciamo così al 5%, attorno al 5%, ad un livello che era vicino diciamo al 20%, direi attorno al 18%, nel giro di tre anni, no? tre anni e mezzo, tre anni, tre anni e mezzo, quindi voglio dire nel giro di tre anni eh, il tasso di interesse è salito del, di 10 eh, punti percentuali, ok? Un livello veramente ragguardevole, no? Però nonostante tutto, nonostante tutto è molto interessante vedere, nonostante questa grande crescita del tasso di interesse, è molto interessante osservare la variazione percentuale del Federal Funds Rate, ok? Quindi il tasso di variazione percentuale mese su mese. Guardate che qui, nonostante questo è stato un periodo di grande tensione, qui la variazione percentuale è stata molto più moderata. Che cosa significa? Significa che negli anni, primi anni 80, quando l'inflazione veleggiava a cifre molto alte, la banca centrale sì alzava i tassi di interesse, ma lo ha fatto attraverso un percorso, un percorso tutto sommato graduale, perché lo vedete, questa risalita qui, che è, è costata 10 punti percentuali, è, è cominciata il primo gennaio del 77, largo circa, ed è terminata, no? nel 1000 qui l'ultimo punto che vedete qui stiamo parlando dell'81, 82, voglio dire 4-5 anni, cioè, cioè come vedete un percorso molto graduale, molto graduale e questo è stato un percorso che ha, come dire, è servito alla Banca Centrale a costruire una propria credibilità e a costruire quella sua capacità di influenzare le aspettative di inflazione, come dicevo prima. Ora Guardiamo ancora questo grafico, andiamo no, verso la parte finale di questo campione, che sono i giorni nostri. No? Qui vedete, cosa vediamo? Andiamo. Intanto, interessante, il tasso di interesse è stato praticamente zero a partire dal 2009 fino al 2016, poi timidamente è iniziato a risalire, poi era risalito, era la funds rate attorno al 2-2,5, poi ripiombato giù a seguito del Covid. Per poi adesso risalire ovviamente oltre i livelli del 5%. Cos'è che differenzia questo fenomeno qua? Quindi, se voi vedete la pendenza di questa curva qui, con questa qui a sinistra all'inizio del campione, non è molto dissimile, no? però c'è un punto che va rilevato. Che qui hanno impiegato tre anni a far salire i tassi di interesse, qui la salita dei tassi di interesse è stata molto più veloce, molto più repentina. Infatti, guardate questa riga rossa qua, che, la cui scala si legge nel grafico di destra, qui nella parte di destra del grafico, guardate che razza di tasso di variazione percentuale il Federal Fund's Rate evidenzia. Cioè, questo ci sta dicendo una cosa molto semplice, che noi non abbiamo alzato, le banche centrali non hanno alzato i tassi di interesse di 10 punti percentuali in questo lasso di tempo ma l'hanno alzato di 4 di punti percentuali 4,5 forse 5 non di più quindi la metà però questo incremento è stato effettuato praticamente in un anno cioè i tassi di interesse hanno corso come dei cavalli ok quindi cos'è che è cambiato rispetto ad allora è cambiato che la banca centrale è intervenuta con una forte spinta, quindi è intervenuta sul mercato in maniera particolarmente massiva no? e in maniera forse eccessivamente reattiva. No? E allora, torniamo a quello che ho detto prima, cioè il nostro discorso che dicevo in precedenza. Cioè io ho detto, noi oggi ci troviamo di fronte a una situazione per cui le banche centrali hanno un sentiero molto stretto, perché da un lato devono stare molto attenti all'inflazione ma dall'altro non possono usare tutti gli strumenti che hanno loro a disposizione. Perché come vedete qua, il, la crescita del tasso di interesse è stata talmente pesante, talmente veloce, che oggi le banche centrali sono state costrette a mangiarsi la loro parola. Perché oggi sono calati i tassi qui in Europa, probabilmente aspetteremo ancora un po' per calare altri punti percentuali, però va detto che stanno calando i tassi. Cioè, quello che voglio dire è che la banca centrale si è mossa troppo velocemente prima e adesso ovviamente è costretta a rallentare qualunque forma di azione, sia in positivo che in negativo. Quindi oggi si pone questo grande tema della credibilità della banca centrale, ma non è una credibilità che, a differenza degli altri anni, è posto sulla sua capacità di intervento la credibilità oggi è minata dalle condizioni del quadro macroeconomico cioè la banca centrale non può usare la politica di tasso così come l'ha usata negli anni 70 perché utilizzando la politica di tasso oggi rischia di mettere in crisi il sistema economico del, suo, del suo sistema, il suo sistema economico nel suo complesso perché da un lato rischia di far aumentare in maniera eccessiva il tasso di interesse sul debito pubblico e il tasso di interesse sugli oneri privati, no? diciamo così sul debito privato. Lo vedete, quest'altro grafico è lo stesso che qui ho fatto vedere per il Federal Funds Rate, per il nostro monthly short term repo rate per l'Italia, no? e qui vedete molto interessante, non a caso ho preso gli anni 70, no? qui vedete molto interessante, qui sempre il repo rate negli anni 70 che era... 19%, largo circa, poi vedete la lunga discesa, vedete com'è stata graduale, cioè guardate come si muovevano le banche centrali una volta, no? si muovevano con molta prudenza, sia quando i tassi dovevano salire sia quando dovevano scendere, guardate tutto questo ragionamento qua è durato anni, no? Vendete, invece guardate qua oggi le banche centrali come si muovono, guardate qui che razza di risalita. E oss possiamo osservare sul tasso di interesse qui eh, vedete tutto molto più veloce qui e qui lo vedete molto bene sul tasso di variazione percentuale guardate un tasso di variazione percentuale del 150% mese su mese cosa mai vista prima perché vi invito a vedere questa riga rossa anche nei periodi in cui la banca centrale alzava i tassi in continuazione non l'ha mai fatto con la velocità e la virulenza con cui l'ha fatto nell'ultima parte del campione. Questo è un punto molto, molto rilevante è come dire se, direi che vi posso già subito svelare l'assassino, perché è come dire se io sono la banca centrale e oggi ho alzato i tassi troppo velocemente e adesso li devo ridurre. Perché io credo questo, che se la banca centrale non avesse avuto quest'ansia da prestazione di voler combattere l'inflazione. A tutti i costi, in maniera più velocemente possibile, probabilmente i tassi, uno, sarebbero saliti meno velocemente, e due, oggi la banca centrale non avrebbe la necessità di mangiarsi la sua parola e quindi di procedere, seppur lentamente, con tutte le cautele del caso, procedere ad un abbassamento dei tassi di interesse. Questo è un punto importante perché una banca centrale credibile. Non è una banca centrale che prima dice una cosa e poi ne dice un'altra e, e poi le fa, eh? dice che alza e alza, alzato, dice che abbassa e abbassa. Quindi è credibile, però non è una banca centrale, non è bello, diciamola tutta, vedere una banca centrale che eh, è sottoposta all'ansia da prestazione, cioè è sottoposta a questo, questa spinta no? eh, che viene dal dall'esterno e quindi un po' subisce la pressione di fare qualcosa. Eh, vuol dire che non dominano più no? il potere del banchiere centrale, e sì, rimane ancora importantissimo perché ha il potere di stampare la moneta quando vuole, ma non domina più il mercato così come lo dominava prima. Da che cosa dipende? Dipende dagli uomini? Dipende dalle persone? Dipende dalla capacità di analisi? Non lo so, forse un combinato di tutti questi aspetti. Io credo sinceramente che il mondo di oggi dovrebbe rileggere un po' il passato e studiarlo di più, no? anche studiare alcuni testi sacri del passato per capire come a riportarsi a fare banca centrale, perché la banca centrale non può essere una banca d'affari tra le banche d'affari e purtroppo le banche centrali di questo momento si sono comportate come se fossero una banca d'affari. Quindi non devono essere degli induttori di volatilità, come questa è una cosa che io ho già detto anche più di una volta durante il nostro arroccio EFPA, e eh, eh, c'era con me eh, Nicola, il eh, vicepresidente e anche il presidente e eh, anche alcuni membri del comitato del Consiglio di amministrazione. Io ho insistito molto su questo aspetto. Uh, banca centrale come induttore di volatilità. Lo vedete molto bene da questa figura, questo grafico qua. E oggi questo tema è un tema che va assolutamente controllato. No? Eh, questo grafico l'ho già fatto vedere diverse volte durante il mio rocciò, ma lo ripetiamo qua. È il cosiddetto convitato di pietra, no? il debito. Vedete il grafico di sinistra, voi vedete la crescita del debito che si è verificata dagli anni 70 ad oggi e la contestuale caduta dei tassi di interesse a partire dai primi anni 80. Ora, tutto questo deve essere considerato, come dicevo prima, condizionatamente al discorso del fixed income, cioè come, qual è, diciamo così, eh, l'ammontare complessivo di fixed income che sta gravitando sui mercati. Questo grafico di sinistra riguarda il 2013 questo di destra il 2022 allora vedete è molto importante vedere che ci sono diverse differenze allora molto interessante il fatto che nel 2000 forse c'è qualcuno che ha il microfono acceso eh, eh, se voi vedete molto bene qui ah, molto interessante perché vedete che qualcuno ha ridotto L'ammontare delle emissioni di fixed income a partire dal 2013 per nel 2020, 2022, no? in confronto al 2013, nel 2022 confrontandosi con il 2013. In particolare, chi è stato? L'Europa nel 2013, nonostante tutti i problemi dell'Italia, il debito pubblico, tutte queste cose che sembra che il problema dell'Europa sia il debito pubblico dell'Italia, quando abbiamo visto i dati di ieri che in valore assoluto. La Francia ne ha di più, quindi sempre il problema siamo noi italiani. Beh, Comunque adesso lo vedete anche da qua: eh, l'Europa come area dell'euro nel suo complesso ha un'emissione di debito pubblico, ha un'emissione complessiva di fixed income pari al 28,4% a livello globale, nel 2022 17%, quindi c'è stato un calo complessivo di emissioni. Viceversa, chi è che si è accresciuto? In particolare, il grande convitato di pietra sono gli Stati Uniti, cioè dal 37% oggi siamo al 40%. Molto interessante anche la Cina, che, piazza, che dal 5,7% di presenza sul mercato nel 2013, oggi è pari al 16,7%. Okay? Quindi interessante vedere: il Canada è aumentato, anche il Canada, l'Inghilterra è calata. I okay? mercati emergenti sono praticamente triplicati. E, e, e vabbè, altri paesi più, più, diciamo, più piccoli, economie più piccole, sono più o meno stabili. Però vedete che ci sono alcuni player. Interessante, il Giappone è calato, però ci sono alcuni player che hanno aumentato il loro stock di fixed income sul mercato globale. Questo, ovviamente, la dice lunga su quel il tipo delle strategie di politica monetaria. Che, ovviamente, determinate banche centrali saranno costrette a effettuare, perché, ovviamente. Eh, il tema è sempre quello, cioè bisogna guardare condizionatamente allo stock di debito che uno cioè qualche economia deve cercare di come, piazzare sul mercato. Questo è, 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 è come dire il nostro filo conduttore. Eh, allora, guardiamo un attimino. In questo secondo, quest'altro grafico, il rendimento e il valore di mercato del fixed income negli Stati Uniti, visto che gli Stati Uniti sono un attore così rilevante, così importante, allora andiamo a vedere. Questi, diciamo, sono gli ultimi numeri del anno 2022, eh, guardiamo mediamente yield sta un tassi sopra il 4,5. Diciamo l'investment grade corporate non-financial. Ok. E il treasury da uno a tre anni è ancora molto basso, quindi in qualche maniera c'è ancora una certa capacità di eh, finanziarsi. Qui abbiamo leverage loans che sono qui, questa parte qui, quindi in qualche maniera ancora lo stock di debito è finanziabile ad un tasso tutto sommato gestibile no? da questo punto di vista. Eh, questo invece stiamo guardando l'Europa, lo stesso grafico però concentrandosi invece sull'Europa. Eh, molto interessante, andiamo a vedere 10 anni Euro Year Government, che vabbè, questo è più o meno questo grafico, questo punto qui, l'Italia è un po' più su, questo parla dell'Europa nel suo complesso, l'Italia è più su perché sappiamo abbiamo uno spread, ma insomma non sono dati che sono terribili. e Questo è un altro modo di vedere lo stesso grafico sostanzialmente, quindi vedete, quindi vedete i rendimenti corporate triple B, standard diciamo SP Earnings Yields. Eh, questi stiamo parlando di sempre di bond yields, quindi vedete come si sono risaliti nell'ultima parte del campione. Eh, questo invece è lo stesso grafico per l'Europa. Interessante, guardate la pendenza, l'ultimo tratto, guardate come si è irrigidito nell'ultimo tratto. qua E anche qui in Europa. Guardate come da gennaio 2022 si si è irrigidito questo, il, 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 tutto il sistema dei tassi. Quindi vedete il tripla B ovviamente sempre a spread sul AAA A. Eh, il ciclo delle emissioni negli Stati Uniti, quindi va bene, questo è abbastanza interessante, però quello che a me interessa vedere questo è il mercato, di, il valore delle varie tipologie di fixed income, qui abbiamo questa qui è la più importante, l'investment grade, che ovviamente è il numero di trilioni che sono eh, il valore di mercato di queste, di queste emissioni, invece è un pochino più basso sia l'averaged loan che high yield, quindi in sostanza sul mercato ci sono sempre investment grade o loans. Altro grafico, poi dopo andiamo a vedere un altro aspetto di maggiore preoccupazione, il tema debito pubblico. Il tema debito pubblico, come dicevo, è uno degli aspetti più importanti che ovviamente ci porterà a parlare e a chiudere la nostra presentazione con un minimo di attenzione. Allora, guardate, molto, molto interessante, qui sono delle proiezioni di crescita, qui stiamo parlando degli Stati Uniti, proiezioni di crescita dello stock di debito pubblico, come vedete. Eh, in alcuni casi questa è una proiezione, però altri possiamo immaginare che possa crescere ulteriormente. Qui vedete il grafico sotto è il deficit americano come percentuale del prodotto interno lordo. Sopra abbiamo il debito pubblico come percentuale del prodotto interno lordo, sotto abbiamo il deficit. È veramente pazzesco. Cioè, eh, quindi il deficit totale comprensivo della spesa per interessi passivi, guardate, questo, seguirebbe questo trend così marcato, quindi aumenterebbe il deficit. Quindi guardate, vi prego di considerare, vedete qui questo pezzettino, eh, questo verde, diciamo, questo verdino un po' pallido, è la componente del debito, dello deficit pubblico fatta da interessi passivi. Cosa vediamo in questo grafico? Vediamo un, un punto molto importante che si collega a quello che ho detto prima. Guardiamo un attimino, vedete questa componente un po' uh, rosa scuro, è il primary deficit. Il primary deficit, per, per definizione, è la differenza tra, eh, diciamo, entrate e uscite, se negativo, cioè quindi vuol dire che le uscite sono maggiori delle entrate. Entrate meno uscite, quando è negativo vuol dire che le, le uscite sono maggiori di entrate. Quindi, sostanzialmente, tasse meno spesa pubblica. Parlo però di spesa pubblica pura, ovvero spesa pubblica al netto degli interessi passivi. Quindi, guardiamo questo. Vedete che questa spesa pubblica americana al netto degli interessi passivi dovrebbe più o meno mantenersi stabile nel corso del tempo. Viceversa guardate invece se noi ci aspettiamo una politica monetaria reattiva osserviamo molto bene come il, la spesa per interessi passivi invece aumenti, quindi si mangi, aumenti maggiormente la componente di deficit. Quindi sebbene la spesa pubblica rimanga tutto sommato costante il fatto che il debito aumenti, continui ad aumentare in questo modo, costringerà ad un maggiore, un maggiore onere per interessi passivi. Per forza, se il governo deve emettere titoli del debito pubblico, deve comunque convincere sempre di più una, una platea sempre più vasta di sottoscrittori ad acquistare stock di debito pubblico eh, aggiuntivo. No? E quindi per convincerli deve aumentare i tassi, cioè c'è poco da fare, anche se la banca centrale non li aumenta, è il governo che sarà costretto a fare se il debito pubblico aumenterà, sarà il governo che sarà costretto a emettere ovviamente eh, obbligazioni con un tasso di interesse sempre maggiore per essere certo di poterle collocare. Ma questo cosa provocherà? Guardate quel grafico lì, vedete? Provocherà un peggioramento del deficit e un peggioramento del debito pubblico. Eh, qui vedete che cominciamo intanto a chiudere il cerchio no? chiudere il cerchio cioè noi ci troviamo di fronte ad un debito pubblico crescente con buona pace del patto di stabilità poi ci arriviamo cioè purtroppo siamo di fronte ad una situazione in cui non è facile arginare la crescita dei debiti pubblici per tutta una serie di ragioni questioni demografiche, proprio oggi se leggete i giornali ci sono dei, degli allarmi, degli avvisi molto rilevati. E, ma proprio per questo motivo la, il grande tema, la grande sfida è che implicazioni ci sono in materia di fixed income. Cioè, molto, lo vedete da qua, cioè la banca centrale, se la banca centrale Tenesse un comportamento fortemente antinflazionistico i tassi di interesse aumenterebbero molto di più. Ma in questi grafici che qui vedete c'è un assunto fondamentale. Cioè che la banca centrale dovrà mantenere un comportamento moderatamente antinflazionistico, perché altrimenti, dato lo stock di debito, aumentare i tassi di interesse troppo velocemente potrà provocare un effetto controproducente sulla capacità dei governi di stabilizzazione del debito pubblico. Aumentare i tassi significa maggiore spesa per interessi passivi e quindi maggiore ricorso a ulteriori emissioni di debito pubblico per coprire la maggiore spesa di interessi passivi. Ci siamo? Quindi questa è la sfida delle banche centrali del futuro. La sfida delle banche centrali del futuro è la fiscal dominance. Cioè, ripeto, se noi oggi abbiamo uno stock di debito pubblico crescente, eh, la banca centrale deve prenderne atto. Quindi certamente è obbligatorio, è importante ridurre lo stock di debito, come poi se ne potrà parlare. Ma intanto, finché questo stock di debito non viene ridotto, questo stock di debito agisce come potente vincolo alla gestione della politica monetaria. Questo è un punto molto rilevante e quindi questo è un aspetto che va tenuto eh, in grande considerazione, come ben potete vedere da questo grafico. Chi detiene i corporate bonds americani, molto interessante, eh, la percentuale più importante sono detenuti da stranieri. Cioè l'economia americana... È un'economia molto importante, la più importante del mondo, la più credibile del mondo e come vedete tutti quanti eh, sono disponibili a finanziarla. Tant'è vero che si vede molto bene da questo grafico come, eh, vedete, quasi il 30% dei bond corporate sono detenuti da stranieri. E in particolare, guardate, Life Insurance Company sono gli investitori istituzionali, sostanzialmente detengono un'altra proporzione importante, vicina al 30%, diciamo che sta tra il 20% e direi intorno al 24-25%. Quindi, questo è un tema molto interessante, okay? Quindi, eh, che va tenuto molto ben presente. Anche qui, vedete, gli acquisti della Banca Centrale Europea sono, guardate, questo è il quantitative easing, questa fase. La fase invece successiva qui è la fase di contrazione, e però che cosa sta accadendo negli Stati Uniti? A seguito di queste manovre restrittive di politica monetaria di cui vi ho appena parlato, è inevitabile osservare come nella parte finale del campione, quando i tassi di interesse della Banca Centrale Europea e della Banca Centrale Americana hanno iniziato a risalire, che guardate, stanno iniziando default rates. Molto interessante che i default rates per esempio sui prestiti loans oggi sono a un livello importante. Siamo attorno siamo molto vicini al 6%, ok? È un livello che diciamo così, a questo livello c'eravamo nel periodo a inizio del periodo Covid sostanzialmente, ok? Quindi vedete che era qui, poi vabbè, il Covid subito dopo il Covid questo livello ha toccato una punta massima, questa punta massima era qui durante la crisi finanziaria e vedete un problema di questo tipo si è verificato nel gennaio del 2002 dopo il crollo delle crisi torri gemelle con la crisi che ne succedette, però molto importante capire che questo livello è già un livello importante, questo dei, del 6%, quindi che vedete che è vicino al suo massimo storico, che vabbè è più alto, è 12 qui però e questo è il periodo della crisi finanziaria se noi escludiamo questo punto grave che è la crisi finanziaria 2008-2009 il 6% è molto vicino al cosiddetto massimo storico quindi attenzione quindi eh, eh, è un aspetto molto rilevante allora vedete questo quest aspetto lo vediamo anche qua eh, che noi guardiamo sono i tassi di fallimento per aziende che hanno almeno 50 milioni di debito No? Guardate questa parte finale del campione, vedete che i tassi di fallimento stanno crescendo. Quindi, e quindi eh, cosa dire, eh, e, e l'altro tema che vediamo: la crescita del tasso di interesse, ovviamente mette in difficoltà il grado di copertura del, diciamo della, de, delle spese per interessi passivi da parte delle banche delle imprese. Quindi vedete che qui, nell'ultima parte del campione, abbiamo un calo del rapporto EBITDA interest expenses che indica sostanzialmente quanta parte dell'EBITDA delle imprese è in grado di coprire la spesa per interessi passivi quindi come vedete qui siamo in una fase un po, un po delicata questo è un livello in qualche maniera eh, questo livello così basso eh, diciamola tutta e non lo si vedeva attorno vabbè eh, qui stiamo parlando attorno al momento del covid Periodo della recessione Covid attorno a questo periodo qua, e subito dopo ancora la crisi finanziaria, diciamola, diciamola così, attorno alla crisi finanziaria. Non... Il livello più basso, ovviamente, è fu nel momento in cui avevamo la massima difficoltà nella crisi finanziaria, però, come vedete, questo comunque rimane un livello basso e di... meritevole di grande attenzione. E il debito globale è questo: cioè noi oggi abbiamo dei grandi emettitori di debito, sono gli Stati Uniti in particolare, una parte dell'Europa, noi certamente siamo un grosso emettitore di debito, il Giappone, e sia a livello privato sia a livello pubblico. E ovviamente le banche centrali ogni volta che aumentano i tassi generano delle grandi problematiche. Uh, cosa possiamo dire ancora sul legame esistente? tra stock di debito e inflazione. Questo è un punto altamente dibattuto. Ci sono molte view che non sono la stessa. Certamente una parte della crescita inflattiva è certamente dovuta alla crescita del prezzo delle materie prime. Questo lo sappiamo tutti, cioè vi è stata la crescita del rialzo del, de, dei prezzi delle materie prime a seguito della guerra, ma prima era già cominciato. Con il problema del blocco delle eh, le famose eh, catene di valore eh, eh, che, ha generato, che ha generato una come dire, crescita del prezzo delle materie prime. Ma guardate qua, molto interessante. Qui vediamo due economie sul grafico di sinistra, il Giappone, che è la riga verde, e gli Stati Uniti, che è la riga rossa. Cosa vediamo? Vediamo l'indice dei prezzi al consumo. Il Giappone praticamente è stabile. Dal 95-97 in avanti, una leggera ripresa. Mentre guardiamo gli Stati Uniti, guardate, l'indice dei prezzi al consumo vedete, è cresciuto gradualmente. No? Però inizialmente era sotto quello del Giappone, poi pian piano è cresciuto. Guardiamo il prodotto interno lordo a destra, molto bello questo grafico di destra. Guardate: gli Stati Uniti è la riga tratteggiata azzurra. Guardate, gli Stati Uniti è, quello, è il paese con la maggiore indice legato al prodotto interno lordo. Cioè, guardate, una crescita pazzesca negli Stati Uniti che nessun altro paese è stato in grado di eguagliare. Questo qui, eh, purtroppo, l'Italia è il fanalino di coda. Come ben vedete, l'Italia ha una crescita praticamente asfittica a partire dai primi anni 2000. Questo è un punto che è meritevole di approfondimento, di riflessione, però purtroppo ne parliamo sempre troppo poco, abbiamo sempre troppo poco tempo per parlarne, e invece, questo sarebbe un aspetto di grande rilievo, no? per capire i motivi per cui abbiamo questi divari così importanti di crescita tra questi paesi. E allora l'inflazione, tornando al discorso di prima, cioè io mi faccio alcune domande. Ho detto certamente: non c'è dubbio che il prezzo dell'energia. È stato fondamentale per far crescere l'inflazione ma guardiamo ancora questo grafico qua che riguarda gli stati uniti vedete la riga rossa è ancora una volta l'indice dei prezzi al consumo la riga nera è lo stock di debito pubblico e la riga questa blu è il federal funds rate cioè la reazione della politica monetaria allora vi prego di guardare che Guardiamo la riga nera, prima di tutto. La riga nera, guardate, subisce un balzo incredibile, cioè lo stock di debito pubblico americano, guardate, nel primo quarter, primo trimestre del 2020 era pari praticamente a 17,2 trilioni. Un anno dopo, esattamente un anno dopo, è aumentato di 5 trilioni in un anno. Quindi è nel un, anno, un po' più, sì, eh, esatto. Quarter 1, stesso quarter, ma un anno dopo, nel 2021, la spesa era pari a 22 trilioni Una roba incredibile, no? E allora guardate. Il tasso di, il tasso di inflazione, diciamo, non è il tasso di inflazione, l'indice dei prezzi al consumo è stato stabile per tutto questo periodo. E ha avuto questo balzo, registriamo questo balzo del debito pubblico e guardate che dopo un po' l'indice dei prezzi al consumo inizia a risalire e quindi, vedete, non è azzardato esprimere questo legame esiste questo legame crescita dei prezzi e crescita del debito pubblico e questo tipo di lavoro lo possiamo fare per il Giappone a proposito del quale anche lì nel momento in cui è stato segnalato al mercato una eh, volontà di far crescere lo stock di debito pubblico Un'espansione un di spesa pubblica, in qualche maniera, il mercato ha ripreso, l'inflazione si è ripresa in qualche maniera. Ma vorrei, però, arrivare al punto: cioè, quindi vedete il debito rimane stabile, quindi l'inflazione vedete che è calata qua, con un tasso di interesse che si è progressivamente aumentato. Ma dobbiamo per forza avviare una riflessione su questi punti, su questi aspetti: cioè. La crescita del debito pubblico, vedete, io spero di avervi convinto di questo aspetto molto importante. La crescita del debito pubblico forza le banche centrali ad un controllo serrato della gestione del tasso di interesse. Ciononostante, shock inflazionistici costringono le banche centrali a tenere alta la guardia sui tassi di interesse e a mantenere i tassi di interesse a un livello alto. Però così facendo si aggrava ulteriormente il problema del debito, perché aumentando i tassi il deficit aumenta e il debito aumenta, necessitando un'ulteriore correzione del tasso, perché se il debito pubblico aumenta senza un segnale da parte dei governi che si vuole stabilizzare lo stock di debito pubblico, l'inflazione riprenderà. Quindi è un problema questo. Il debito crea inflazione. Debito che non sia in assenza di un commitment, di un preimpegno serio da parte dei governi di contenerlo, crea inflazione. La banca centrale per contenere l'inflazione deve aumentare i tassi. A seguito dell'aumento dei tassi aumenta il deficit, a seguito del deficit aumenta il debito. Aumenta il debito. E se il governo non in, avvia un commitment nella sua riduzione, si rinnesta lo stesso percorso. Aumenta il debito, banca, aumenta l'inflazione, banca centrale aumenta i tassi, banca centrale aumenta i tassi, aumenta il deficit e aumenta il debito. Aumenta, aumenta il debito, aumenta l'inflazione, aumentano i tassi, aumenta il deficit, aumenta il debito. È una spirale molto pericolosa. Quindi... Che ti mostra. Se io qui ancora non ho parlato di un altro aspetto, eppure i grafici ve li ho fatti vedere. Aumentando i tassi ci sono altri aspetti negativi che sono quelli dovuti all'impatto sul settore privato. A seguito di progressivi rialzi di tassi di interesse, anche il settore privato soffre. Aumentano i default, aumentano i cicli di emissioni a tassi di interesse più onerosi. Insomma qualche problemuccio c'è. Quindi come concludere da questo punto di vista? Che il sentiero è molto stretto. Ora interrompo la condivisione dello schermo. Ecco, possiamo parlarci in maniera più libera. Che il sentiero è molto stretto. È molto stretto nel senso che certamente non possiamo immaginare che l'inflazione... Come dire possa ritornare a livelli molto bassi ma è anche vero che nessuno può escludere che vi siano ulteriori shock sul tasso di inflazione anche perché le economie nonostante che non crescano tantissimo non siamo in una fase recessiva del ciclo perché tutto sommato è aumentata il grado di partecipazione al mercato del lavoro, se non altro in Europa, e i tassi di interesse e i tassi di crescita del PIL, tutto sommato, non sono così brutti, così come ci potevamo immaginare anche soltanto un annetto fa. Quindi, e anche le previsioni dei più importanti centri di ricerca macroeconomici, diciamo a banche centrali, Commissione Europea, da qui a un anno, due anni, non sono previsioni. Eccessivamente brutte. Ci stiamo parlando addirittura per l'Italia. Ho visto una previsione che ci dà a un tasso di crescita del PIL dell'1,5%, è un tasso di crescita molto ragguardevole se confrontato con la media dei tassi di crescita del PIL che l'Italia ha registrato nel corso degli ultimi vent'anni. Quindi, tutto questo per dire che in una fase di, di comunque buona performance dell'economia, o perlomeno non troppo cattiva, eh, L'inflazione è in presenza di una domanda di materie prime importanti. L'inflazione può, non dico rialzare la testa, ma si farà fatica a riportarla in una zona di controllo. Sebbene cosa? Sebbene il tasso di inflazione in Italia oggi sia molto basso. Il tasso di inflazione in Italia oggi è sotto il 2%. È più alta la media europea, ma l'Italia ha un tasso di inflazione più basso. Quindi, perché ha un tasso di inflazione basso? Perché c'è una forte contrazione di consumi dovuta a tanti fattori. Quindi, torniamo a quello che dicevo prima. Che tipo di politica monetaria ci possiamo immaginare di fronte a tutti questi vincoli? È evidente che sarà una, non sarà una politica monetaria né troppo espansiva né troppo restrittiva. Vale a dire che, a mio parere, imparata la lezione degli ultimi 3-4 anni. La banca centrale molto probabilmente non si produrrà più in presenza di sciocchi inflazionistici, in una crescita così repentina dei tassi di interesse, ma graduerà molto di più che nel passato i propri interventi sul mercato. Cioè Significa che farà certamente degli interventi, ma in maniera molto più calma e selettiva. Cioè ad esempio, abbiamo visto adesso che il tasso medio è calato di un quarto di punto. Eh, gli operatori, alcuni scommettono su un, un altro calo del tasso probabilmente a settembre, non è ancora detto se se ne sarà uno a luglio e poi forse ci si fermerà, però è anche vero che in Italia il processo di deflazione è ancora importante e, e io ritengo comunque che nel futuro ci dovremo aspettare una banca centrale che potrebbe anche implicitamente abbandonare L'obiettivo dell'inflazione al 2%, perché l'inflazione al 2% allora, noi siamo oggi in un mercato molto duale in Europa. L'Italia è sotto il 2%, il nord Europa è superiore al 2%. Il problema è che se la Banca Centrale Europea agisce volendo perseguire il 2%, butta in recessione mezza Europa. Quindi, vedete, abbiamo una forte asimmetria eh, nel mercato. Quindi nel futuro avremo una banca centrale, quella europea, che dovrà agire in maniera asimmetrica. Però l'ultima domanda è una di quelle che mi ero posto all'inizio del primo slide, è sul patto di stabilità. Il patto di stabilità, di cui oggi si parla in questi giorni, proprio in Italia, l'ultima notizie di ieri e dell'altro ieri. Necessità di una manovra correttiva. Premetto che il patto di stabilità è stato un elemento essenziale, irrinunciabile perché la Germania ci facesse entrare nell'euro in qualche maniera, perché noi non siamo molto disciplinati, non siamo stati disciplinati affatto. Però il punto qual è? Il punto è che il patto di stabilità è, è in qualche maniera un fattore che ha favorito le divergenze in Europa piuttosto che favorire le convergenze. E quindi in una situazione di grande eterogeneità e di grandi divergenze, come quella che stiamo vivendo in Europa adesso, non possiamo che aspettarci una banca centrale eh, che debba per forza gestire queste differenze. E quindi probabilmente la banca centrale del futuro in Europa non potrà aumentare i tassi quanto vorrebbe, non potrà diminuire i tassi quanto vorrebbe, ma dovrà tenere un comportamento molto 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 più lineare. E per concludere, se volete la mia view io non mi aspetto oramai non troppi, né troppi rialzi né troppi ribassi. Quindi mi aspetto una politica monetaria molto più smussata rispetto a quello che ci siamo visti fino adesso. Ho concluso. Grazie. Grazie, grazie professore. Abbiamo effettivamente compreso che il sentiero è molto stretto. Eh, purtroppo sì. E questo... Sapevamo essere il tuo pensiero, ma non c'è essere un pensiero abbastanza condiviso, quindi anche delle banche centrali che eh, saranno più, più pacate, più graduali nei loro interventi e magari scopriremo più avanti che poi questo obiettivo al 2%, se anche fosse un poco di più, non sarebbe il male assoluto, perché poi si potrebbe aprire una lunga discussione, ma... Dato che è un tema assolutamente rilevante, eh, magari avremo occasione eh, ancora insieme a te e magari anche insieme a Peter di riprendere ulteriormente questo passaggio che sappiamo essere di rimente nell'analisi attuale, soprattutto in ambito obbligazionario che è componente tanto rilevante nei portafogli dei nostri, dei nostri clienti. Eh, grazie, grazie molte professore. Adesso io passerei con grande, grande piacere la parola a Peter, Peter Becker che è il direttore investimenti presso Capital Group, vanta una lunga esperienza, tra le altre cose Capital Group è tra i nostri partner per il meeting di cui vi accennavo prima ad ottobre e quindi eh, questo ci fa ancora più piacere averli. Eh, ospiti in questa sessione. Dicevo, Peter ha una grande esperienza nel settore sia in capital group, ma prima ancora, quindi una grande continuità e grande eh, esperienza acquisita nella gestione di prodotti a reddito fisso in eh, due grandi altri gestori precedentemente, e quindi eh, è qui con noi oggi eh, a rispondere a delle domande. Che gli, gli porrò e gli porremo anche nella round table. La prima parte mi prendo io eh, l'onere di eh, sottoporgli delle domande che andranno dalla prima che eh, ti terrà impegnato qualche minuto, Peter te lo te lo preannuncio perché sarà una domanda che vorrà avere un tuo punto di vista un pochino più allargato per poi entrare gradualmente anche più nello specifico della componente obbligazionaria nelle varie sfumature voi che ci seguite come sempre numerosi. Eh, tenetevi pronti, però, per la round table finale prenotandovi in raise and in basso nello schermo, perché poi avrete modo di porre live le domande sia al prof che al nostro Peter baker Peter, io ora passerò a porti delle domande a cui tu eh, vorrei dare delle belle risposte per i nostri numerosi partecipanti ricordo eh, per chi non l'avesse fatto di eh, in basso a destra sul, uh, sul monitor accanto a raysend c'è un globo cliccarci sopra e flegare italian perché io porrò a peter le domande in italiano queste verranno tradotte dal nostro servizio di interpretariato che Userà la stessa cortesia nel tradurre le risposte che Peter ci darà. Io allora procederei. Peter, allora benvenuto innanzitutto al nostro seminario di EFPA. E approfitterei della tua esperienza Vai, che è, che per una prima. Grazie, Peter, per una tua prima considerazione che quale portavoce in questo momento eh, qui con noi di Capital Group, vorrei chiederti eh, dal vostro punto di vista quali sono i temi eh, macro a livello globale da considerare e qual è la vostra view. Abbiamo sentito il professor Marso che da accademico ci ha dato una sua lettura sulla politica monetaria, vorrei sapere la, 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 la tua e la vostra come asset manager. Quindi quali sono i temi globali macro da considerare e la view relativamente alla crescita, l'inflazione e la politica monetaria per quanto riguarda le principali economie sviluppate? Mi rendo conto che è una domanda complessa e ti ringrazio fin d'ora per la tua risposta. You, Nicola. <ride> yeah, and, uh, grazie Nicola, grazie a tutti e eh, grazie per avermi invitato, mi fa molto piacere. Sì, effettivamente è vero, è quella che hai posto è una domanda molto ampia e molto complessa, però direi che è una ottima domanda per eh, rompere il ghiaccio, per iniziare. Abbiamo sentito il professor Marzo, eh, molto interessante, noi come investitori eh, nel reddito fisso pensiamo moltissimo a tutte quelle cose di cui lui ha parlato, ci riflettiamo molto per esempio a che punto siamo del ciclo di crescita, che, che impatto ha questo sull'inflazione e in fin dei conti che cosa significa anche a livello di politiche monetarie perché le, sono le politiche monetarie eh, ad essere un fattore importante che poi spinge, sospinge i rendimenti appunto dei, dei, dei obbligazionari sul mercato, i vari segmenti de, dell'obbligazionario e quindi naturalmente si tratta di un argomento Top-down estremamente importante. Quindi è una macro view che, ci è che è molto importante per capire quelle che sono le dinamiche a livello globale. E ci sono delle divergenze, è vero, tra le diverse economie, e di questo parlerò di più successivamente. Ma se uh, pa vogliamo parlare. Dalla nostra pratica degli ultimi 12-15 mesi, cioè quello che abbiamo dovuto affrontare, quello che noi abbiamo fatto, quello su cui abbiamo riflettuto anche. Bene, vorrei farlo con voi e partirei condividendo lo schermo. Ecco, spero di riuscire a farlo. Non so se riuscite a vedere la presentazione. Molto bene, grazie. Benissimo, grazie. Bene, abbiamo sentito parlare di quelli che sono stati questi aumenti dei tassi aggressivi da parte delle banche centrali praticamente in tutto il mondo, quindi dalla Fed, dalla BCE e anche tutte le altre banche centrali. Abbiamo visto che hanno aumentato i tassi, hanno aumentato i tassi di interesse in maniera piuttosto aggressiva, perché naturalmente c'era una pressione inflattiva molto forte nel sistema che proveniva principalmente dalla pandemia. Quindi abbiamo avuto una pandemia. Una pandemia abbiamo avuto tutti i lockdown, abbiamo avuto problemi con i supply chain e poi improvvisamente c'è stata questa apertura delle economie. Le persone avevano le tasche piene di risparmi, di soldi, perché ovviamente per un po' non avevano speso e quindi hanno iniziato a spendere e i prezzi naturalmente sono aumentati. Quindi c'è stato un certo squilibrio in tante aree di mercato. Per esempio, come ho detto prima, a livello del lato offerta e delle supply chain nel mercato del lavoro, quindi per esempio il mercato del lavoro improvvisamente veniva richiestissimo, non c'erano abbastanza persone che volevano lavorare e i lavoratori erano in grande richiesta, quelli che potevano e che volevano lavorare potevano anche chiedere stipendi più alti in quella situazione e tutto questo ha portato a questa inflazione e le banche centrali, soprattutto quelle principali, inizialmente hanno fatto fatto le cose sbagliate, hanno detto questa inflazione è transitoria, eh, è solo temporanea, si tratta solo di un fenomeno eh, temporaneo che durerà poco e poi improvvisamente nel 2022 si sono svegliati e hanno detto no, non sta andando via così velocemente, è piuttosto appiccicosa, rimane lì e quindi abbiamo, dobbiamo agire. Quindi su questa slide vediamo che cosa hanno fatto proprio per lottare contro l'inflazione. Quindi abbiamo visto questo già prima col professor Marzo, abbiamo stati molto aggressivi e molto molto anche rapidi, appunto, come ciclo, un ciclo molto rapido, ed ecco dove ci troviamo in questo momento. Quindi quello che poi è successo è che effettivamente l'inflazione è scesa da quei livelli molto elevati per arrivare a dei livelli che è più digeribile, ma comunque alta, perché abbiamo, diciamo, in alcuni paesi, per alcune economie, soprattutto negli Stati Uniti, abbiamo ancora un tasso di, di inflazione che è al di sopra dei target, appunto, delle banche centrali. Quindi, questo è un assunto, diciamo, di quello che è successo negli ultimi anni dal punto di vista della politica monetaria. L'anno scorso, poi i mercati hanno pensato: ok, abbiamo avuto questo ciclo di rialzi molto aggressivo, il che significa che questo porterà arriverà una recessione, porterà ad una recessione. La recessione deve arrivare eh, con questo, a seguito di questo ciclo aggressivo di aumento dei tassi, ma la recessione non è poi arrivata. Quindi è stata la non recessione più annunciata del, de, 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 degli ultimi anni praticamente. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un passo indietro e ci siamo chiesti ma perché non è arrivata questa recessione? Perché c'è tutta questa resilienza a livello di tante economie del, del mondo? E dopo questi aumenti di, di tassi? e prima di tutto questa resilienza perdurerà e poi ci sono divergenze tra la resilienza del ciclo o più in là nel tempo ci sarà una resilienza invece più strutturale, non ciclica ma più strutturale, ci siamo chiesto questo perché vogliamo un po' capire dove si sta andando, quindi possiamo vedere in questa slide il 10 year yield del Treasury statunitense, eh, quindi tante persone dicono ah, sono aumentati i tassi di interessi i rendimenti dei bond sono aumentati Aumentati, eh, a, a due livelli, quindi una nuova era. Ma guardando questa chart, questa tabella, è vero questo? O semplicemente siamo tornati in un range che va tra il 3 e il 6% di rendimento, che peraltro abbiamo avuto quasi sempre nel corso degli ultimi 150 anni. Quindi non è così fuori dalla norma, non è così eccezionale, semplicemente perché non ci siamo abituati, perché gli ultimi 10-15 anni i tassi erano praticamente a zero, i tassi di interesse a zero, a zero, addirittura tassi di interesse negativi. Quindi la domanda è dove andrà questa linea, perché questo spinge tanto dei rendimenti nel, nel, nel reddito fi, fisso o i treasury statunitense e tanti al, anche, anche tanti altri strumenti. Quindi questa è un po' la domanda da porsi, sta scendendo perché noi abbiamo gestito bene l'inflazione o perché le banche centrali l'hanno gestita bene e quindi possono tagliare i tassi, oppure si rimane in quest'area o addirittura si va al di sopra e questo potrebbe essere un caso particolare con una riaccelerazione potenziale dell'inflazione. Quindi questi sono un po' i punti da una prospettiva macro, i punti che noi dobbiamo affrontare. La prossima domanda è questa. Io ne ho già parlato prima. E cioè, perché sono così resilienti questi mercati? Come mai? Questa è un po' la prima domanda che ci dobbiamo porre, perché da lì possiamo capire se la resilienza, per esempio, rimarrà nel tempo oppure se invece sparirà. E se vediamo questa resilienza, soprattutto in eh, quei paesi che dal punto di vista della crescita, come ha detto il professor Marzo, eh no, ne ha già parlato, per esempio gli Stati Uniti, quindi che hanno, avuto, che hanno visto una crescita eccezionale negli ultimi anni. Ecco perché, e perché non è arrivata la recessione? Bene, un motivo principale che spiega questa cosa è che il mercato del lavoro, con i, tutti i suoi squilibri dal punto di vista di possibili offerte di lavoro, non abbastanza persone che vogliono lavorare, ecco il mercato di, del lavoro, ha fatto andare avanti l'economia, l'ha fatta andare avanti. Quindi le persone che lavoravano potevano consumare di più, eh, potevano continuare a far andare avanti i consumi, e con questo naturalmente andava avanti anche l'economia. E questo è un motivo importante. Per il quale la Fed cerca di rallentare anche il mercato del lavoro, vuole in qualche misura rallentarlo. Eh, non, non vogliono creare una recessione, una disoccupazione importante, vogliono semplicemente togliere questa pressione dal mercato del lavoro in modo tale che la, quella crescita dei salari scenda e inizia a stabilizzarsi. Questo per gli Stati Uniti. Altri mercati, altre economie sono invece meno resilienti. Abbiamo eh, fatto questa Slide proprio per vedere le differenze che esistono tra diverse economie. Quindi abbiamo per esempio alla destra abbiamo quelli più, le, 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 le economie che sono più resilienti da un punto di vista ciclico, quindi abbiamo l'India per esempio che ha il tasso di crescita più alto del mondo, l'Indonesia, anche il Giappone eh, sempre ciclo, con una resilienza ciclica, poi abbiamo altre aree dell'economia eh, blocchi economici che invece non sono così resilienti per esempio l'Unione Europea, abbiamo visto perché il Regno Unito, anche la Cina, la Cina in realtà non è andata tanto bene dal punto di vista della crescita e da lì quello che noi sappiamo, quelli che sono i fattori di, 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 di motori di questa resilienza, eh, sono un po' questi, e quindi dovremo capire per i prossimi 3-5 anni che cosa farà sì che la resilienza continui e diventi strutturale. Ci sono fattori strutturali, come per esempio quello demografico, piuttosto che la, la, la produttività, la dipendenza anche da shock ehm, geopolitici, da, da, da scambi commerciali ovviamente. E quindi è possibile vedere che c'è proprio un rapporto tra queste cose. Quindi, se si guarda, la, la forza, la fragilità Ciclica e sulla X qui la possiamo vedere, non so se vedete col puntatore lo faccio vedere, e poi invece abbiamo la resilienza strutturale o fragilità strutturale in basso e possiamo vedere che c'è praticamente una linea retta quasi, il che significa che ci sono delle economie che sono molto resiliente oggi nel ciclo, anche, avranno anche una resilienza strutturale in futuro, avranno quindi meno problemi. E questo è quello che sospinge, che porta, manda avanti anche oggi perché le banche centrali devono ovviamente reagire a questa cosa se abbiamo problemi strutturali all'interno della nostra economia la, la crescita non è abbastanza forte a quel punto la banca centrale deve fare qualcosa e lì abbiamo visto per esempio la BCE iniziare a tagliare i tassi mentre invece la Fed non li ha ancora tagliati proprio perché negli Stati Uniti ci si aspetta che la crescita nominale sarà un po' più elevata rispetto a quella di altre regioni e se questa inflazione è un po' più eh, diciamo costante, quindi non possono tagliare i tassi rapidamente come, per esempio, l'ha fatto la BCE. Vediamo anche le implicazioni per quelle economie che sono a destra in alto, in basso a sinistra, che potenzialmente potrebbero affrontare un'inflazione più alta per più tempo, per più a lungo, per esempio, negli Stati Uniti, eh, quelle economie che più forti, dove i tassi rimarranno ehm, eh, forti più a, a lungo e noi ci possiamo guadagnare rendimenti da questo mercato, mentre per esempio nell'Unione Europea dove i tassi cadono più rapidamente sarà necessario eh, essere investiti a questi tassi perché dobbiamo proprio eh, mantenere questi rendimenti e potremmo avere una spinta dai tassi che scendono perché questo va ad aumentare i rendimenti. Um, Bene, vi voglio mostrare qui due tabelle che sono piuttosto interessanti da questo punto di vista, proprio dal punto di vista della ciclicità e della differenza che possono esire, cioè tra l'altro il ciclico e lo strutturale. Questi sono investimenti nelle varie economie. Potete vedere che alcune di queste economie hanno degli, degli investimenti più forti nelle loro economie che porta a una crescita maggiore e poi, come è stato detto prima, ci sono anche gli stimoli fiscali e gli Stati Uniti qui possiamo vedere. Possiamo vedere chiaramente eh, che è stato molto reattivo, molto attivo nello stimolare l'economia fiscalmente. È andato proprio a, a, a raffrontarla eh, al periodo pre-Covid. E questo è il motivo dietro a questa divergenza ciclica, invece divergenza strutturale è, riguarda invece la produttività, il vantaggio di produttività. Gli Stati Uniti eh, sono molto più produttivi rispetto, per esempio, a tante altre economie. E questo è un vantaggio strutturale, naturalmente, e che porta ad una crescita maggiore, e questo è un po' il contesto con il quale noi ci troviamo dover lavorare in questo momento. Adesso mi fermo qui, Nicola, vediamo se ci sono anche altre domande su questa parte. Grazie, grazie Peter. Eh, ti volevo appunto chiedere se eh, una, tua, una tua riflessione sulle, ci su hai anticipato che ci sono, come anche il professor Marzo aveva esposto da un punto di vista eh, più... Eh, ti volevo chiedere se appunto ci sono delle differenze importanti nelle dinamiche della crescita e la crescita come tale e conseguentemente dell'inflazione tra i vari paesi almeno i più importanti yeah, Sì, so quindi... Sì, certo, questo è molto importante. Tra l'altro, non dimentichiamo che quando lo traduciamo e lo convertiamo sulle implicazioni eh, per i mercati, sono due diverse opportunità. Se c'è appunto la divergenza nella crescita e abbiamo queste differenze anche nei contesti inflazionistici tra. Tutti i paesi e le economie, allora questi mercati naturalmente potenzialmente si comporteranno in maniera diversa. Ci sarà meno correlazione tra di loro. Per cui è possibile creare dei portafogli molto più diversificati, muoversi attivamente nei settori e nei comparti che offrono opportunità alle L'ho detto prima, non... pensiamo che appunto questi mercati che hanno crescita superiore potenzialmente e eh, lo vediamo sulla slide a destra. Bene, sono dei mercati che potenzialmente potranno registrare eh, un eh, contesto di tassi più, più elevato da gestire per più tempo, più alto, più a lungo, quindi questo vuol dire che si può guadagnare per più tempo questo rendimento. Nei mercati invece qui, che, dove eh, appunto i rendimenti saranno più bassi, bisogna essere molto più reattivi e più veloci. Eh, questa è la parte importante, ma in un contesto di portafoglio globale eh, è veramente possibile utilizzare questo diversificandosi per regioni e mettere il rischio là, collocarlo dove ci sono delle opportunità più appetibili. Grazie, grazie Peter. Abbiamo visto quindi differenti, differenti velocità nella dinamica della crescita e dell'inflazione. È una conferma. Molto, molto utile in questa fase anche per non perdere di vista l'obiettivo l'obiettivo finale secondo la logica piuttosto condivisa almeno per il mio mantra che eh, è il tempo che remunerà il, il capitale e dunque eh, grazie per queste indicazioni ora quanto ai mercati del reddito fisso uh, quanto sono attraenti per un investitore Oggi e perché non è consigliabile, o meglio, è preferibile investire appunto nel reddito fisso piuttosto che lasciare il denaro sui vari conti? Eh, abbiamo visto, soprattutto qui in Italia, da noi è un'abitudine piuttosto diffusa, quindi. Ehm, eh, rispetto appunto a investire nel reddito fisso visto e considerato anche eh, dalle tue precedenti considerazioni che ci sono dei tassi di mercato piuttosto interessanti grazie grazie per la domanda ma io credo veramente che ci troviamo Abbiamo raggiunto un punto nel tempo in cui abbiamo un'opportunità nei mercati di reddito fisso, mai vista neanche per una generazione, quantomeno diciamo dalla crisi finanziaria globale veramente eh, rendimenti che possono essere catturati veramente nei mercati obbligazionari globali. E la slide eh, che appunto ce lo dice sullo schermo in questo momento. Questi sono i rendimenti, vedete, yields, cioè rendimenti correnti per diversi eh, diversi. Per diversi segmenti obbligazionari confrontati con la fine del 2022 da un lato e poi quella che è la media registrata negli ultimi dieci anni. Vedete qui in azzurro, in azzurro appunto sono colonne azzurre che veramente superano eh, la uh, media decennale. E se guardiamo 15 anni come media, eh, si rileva la stessa cosa proprio e non di poco, cioè da un grosso margine. Quindi qui noi abbiamo dei rendimenti che sono molto appetibili e mai visti per molto tempo. Alla fine del 2022 si poteva vedere che alcuni di questi rendimenti erano simili, cioè eh, ricordate avevamo questo periodo appunto di incremento dei rendimenti nel 2022 e dei tassi, eh, che è stato un momento molto difficile per i mercati obbligazionari perché i rendimenti sono schizzati su, verso l'alto, molto velocemente e anche i tassi. Quindi analogamente proprio al 2022, ma oggi c'è una differenza. Eh, guardiamo la parte di sinistra che ce lo racconta, cioè queste colonne cioè riferite all'inflazione. Quindi nel 2022 eh, l'inflazione, questo almeno si riferisce agli Stati Uniti era intorno a 6, 6,5%. Adesso siamo a 3,5 diciamo per cento come inflazione negli Stati Uniti, quindi lo stesso rendimento del 2022, abbiamo però molto più alto rispetto agli ultimi 10 anni, ma l'inflazione piano piano è Scesa e noi come investitori cosa guardiamo? Cerchiamo di capire dove si trovano eh, i rendimenti reali per avere veramente i rendimenti reali, cioè il rendimento meno l'inflazione, quello reale, perché questo è quello che guida i flussi di qua o di là nei settori che sono appetibili nel settore eh, dell'obbligazionario cioè il rendimento dopo l'inflazione il rendimento reale appunto togliendo l'inflazione vediamo che la maggior parte di questi effettivamente si trovano in territorio estremamente positivo e questo è diverso rispetto alla situazione al quadro del 2022 è da lì che deriva la appetibilità del fixed income, del reddito fisso in questo momento preciso del tempo ma eh, rispondendo alla tua domanda del cash, appunto della liquidità, se lasciamo appunto il denaro in cash, ci esponiamo decisamente al calo dei tassi di interesse. Perché? Perché sostanzialmente noi dipendiamo chiaramente da quello che la banca ci pagherà, eh, quindi se i tassi e la BCE eh, scendono. Eh, ulteriormente a questo punto il tasso di deposito, il cash deposit rate eh, scenderà ancora di più. Quindi non c'è modo di bloccare rendimento eh, in questo modo. E questo è diverso invece per obbligazioni. Mi compro un'obbligazione oggi o comunque un portafoglio obbligazionario, a questo punto io mi blocco questo yield, questo rendimento, proprio in quel momento temporale quando ho investito. Eh, lo si può bloccare anche per un periodo anche lungo, dipende dalla scadenza, chiaramente dalla duration. Eh, così come si chiama, all'esposizione eh, appunto al rischio. Quindi c'è una rete di sicurezza, eh, abbiamo la sicurezza di quanto potrà essere raccolto, eh, diciamo, tra tre o cinque anni. Qui sulla slide cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato appunto di guardare un po il trend storico. E, al picco uh, dei tassi da parte delle banche eccetera se in, da quel momento fossimo passati eh, dal cash in obbligazioni di alta qualità quindi non sono ad alto rischio sto parlando di obbligazioni di corporate bond di debito corporate di alta qualità IG investment grade eh, non default eccetera cioè non c'è molto rischio legato al default in queste eh, obbligazioni corporate se avessimo fatto questo in passato lo vedete qui la differenza la differenza in media sarebbe stata del 70% sul, su tre anni. Questa è la differenza cumulativa del passare appunto da cash in obbligazioni. Questa è la media rilevata negli ultimi cinque cicli. Interessante, no? Il beneficio è proprio che puoi bloccare. Ancora un ultimo commento. Se fossimo stati investiti per esempio lo scorso anno, ma non è tanto quando il cliente ti chiede ma qual è il momento migliore per investire. Questo non è fare il timing del mercato, ma essere... Eh, nel momento giusto del mercato per non perdere chiaramente dei periodi buoni sul mercato per esempio lo scorso anno la maggior parte del rendimento eh, si è prodotta alla fine del 2023 del eh, eh, quarto eh, trimestre se ti fossi perso quel periodo quel time quel momento avresti perso tutto l'anno è molto importante quindi rimanere investiti bloccare questi rendimenti lì e avere una view di lungo termine prego grazie grazie Peter ci eh, ribadisce e ci confermi tanti passaggi che noi condividiamo, ma che spesso dimentichiamo. Quindi, in questo momento, Cassius King non è un'affermazione che può essere considerata valida, è corretto? Assolutamente, correttissimo. Anzi, eh, nel momento giusto, quando la Banca Centrale ha cominciato veramente questo percorso di rialzo dei tassi, era la strategia giusta, okay? quella di rimanere nel cash o entrare nel cash, d'accordo. Ma è già passato, quindi la probabilità che le banche centrali comincino a ripartire un ciclo di uh, rialzo è bassissima. Uh, Ci cioè occorrerebbe veramente comunque un risvolto, uh, diciamo, d'inflazione verso l'alto, ma è abbastanza bassa la probabilità. Invece è più probabile di rimanere sì, alta, ma comunque gestibile che è la situazione di oggi, o che l'inflazione piano piano comincia veramente il percorso in discesa. A quel punto, quando hai un tasso di picco con le banche centrali, devi ritornare, dovresti essere Se sei andato chiaramente nel cash nel periodo difficile, bene, adesso invece è il momento di uh, reinvestire, mettere a lavoro chiaramente nell'obbligazionario il cash. Grazie Peter. Dunque un... Un, un po' meno market timing e un po' più di time in market. Eh? Corretto, That's yeah. proprio così, grazie. Grazie, grazie a te. E ne approfitto per dire una cosa perché stanno arrivando numerose, mh, proprio a supporto della qualità eh, del tuo intervento, ma anche il professor Marzo. Richieste eh, da parte dei nostri partecipanti. Vi confermo che a tutti i partecipanti verranno inviate le slide che hanno utilizzato, e che stanno utilizzando i nostri relatori per la loro esposizione. Grazie. Vorrei ancora chiederti, Peter, uh, visto quanto abbiamo già esposto e di cui ti sono grato, volendo immaginare quali sono uh, a tuo, a vostro, parere gli scenari economici dunque più favorevoli e quelli meno favorevoli per, per il comparto dei bons sì sì certo già ne ho parlato un pochino diciamo nei miei commenti precedenti però adesso vedo di dare magari qualche approfondimento allora guardando il grafico qui la chart. si può dire che si possono ipotizzare quattro scenari dove vediamo come dire una probabilità che potrebbe succedere. Eh, a noi piace sempre molto lavorare sulle probabilità e sui possibili scenari, e poi magari posso anche fare un cenno sulle probabilità. Ma quali sono gli scenari? A sinistra partiamo da sinistra, due scenari, e anche a destra ne abbiamo altri due, quindi quattro. Ve li spiego molto velocemente. Allora, qui in basso a sinistra è dove siamo. Cioè è una situazione, uno scenario che continuerà senza variazione, senza cambiamento, anche per il futuro. Continuazione del contesto attuale, come si dice appunto dalla slide. C'è quello che vediamo sul mercato, sì, c'è un pochino di crescita resiliente, ma non in tutti i mercati. Le banche centrali cercano piano piano di spingere in basso ancora di più l'inflazione. Eh, come dire, è un contesto dove o rimaniamo lì fermi dove siamo oppure il mercato diciamo eh, sconta diciamo, dei rendimenti superiori perché l'inflazione è un po' più persistente questo è il primo il secondo è quello dei Goldilocks, locks cioè di stabilità cioè l'ideale la situazione proprio ideale crescita resiliente e le banche centrali possono abbassare ulteriormente praticamente i tassi calo delle inflazioni eccetera tassi in calo poi abbiamo invece quello della recessione qui a destra la recessione non c'è stata potrebbe ancora prodursi arrivare eh, la giuria non ci ha ancora espresso una sentenza però la probabilità non è zero ma forse è minore eh. L'ambiente diciamo, di continuazione del contesto c'è, quello dei Goddardos. Qui però abbiamo una probabilità minore: non di una recessione globale sincronizzata sicuramente, però magari nelle singole economie potrebbe prodursi una recessione minore, come abbiamo visto, eh, forse, magari la Germania per esempio. E poi abbiamo in basso, qui a destra, un altro scenario. Cioè questo è una uh, uh, recrudescenza dell'accelerazione dell'inflazione. Cioè a un certo punto riprende a salire l'inflazione e dovrà salire sicuramente molto aggressivamente per fare in modo che le banche centrali continuino ad alzare i tassi. Quindi, di tutti questi scenari, questo devo dire l'ultimo che ho indicato, è proprio quello che ha, noi diremmo, la più bassa probabilità, cioè di avere una riaccelerazione eh, veramente in picchiata del, eh, dell'inflazione. Ma di tutti in questi scenari abbiamo eh, ipotizzato dove potrebbero muoversi i tassi di interesse. Siamo un po' eh, US centrici, però vi dà un'idea dove vanno i tassi di interesse, lo vedete qui su quest'asse. In questi due casi di scenario i tassi di eh, interesse eh, scenderebbero e in questi casi invece salirebbero un pochino di più uh, do, right? poi chiaramente con questo bisogna parlare anche di premi a rischio i premi a rischio per i corporate bond i bond eh, societari quindi con questi scenari rischi probabilmente rischi i premi a rischio rischi aumenterebbero un po di più eh, in questo scenario che vedete qui forse lievemente in calo ma non di troppo perché già comunque il premio a rischio è relativamente è, è, è basso nei corporate bond ma probabilmente eh, costerebbe ancora un po' di più. Sulla base quindi di queste variazioni, abbiamo guardato appunto alta qualità, questi sono corporate bond, eh, portafoglio eh, di corporate bond globale, qual è il rendimento a ah, un anno? Bene, allora vedete che più entriamo nella parte diciamo, di sinistra superiore dell'angolo, questi rendimenti sono decisamente molto appetibili, ed è soltanto in quest'angolino qui, vedete a destra, eh, questo scenario qui in basso, dove si può ipotizzare Effettivamente, chiaramente abbiamo detto una riaccelerazione dell'inflazione, rendimenti che salgono, e questo farebbe male per i rendimenti del fixed income. Ma come ho detto prima, questa è veramente una bassissima probabilità in questo scenario. Se dovessi eh, indovinare o scommettere dove finiremo, eh, nessuno di questi estremi, ma più diciamo in alto a sinistra. Per il prossimo anno. Quindi si parla qui, come dire, di cifre eh, di rendimenti eh, intorno a 9-10, diciamo, in bond ad alta qualità ed è questo il bello. Eh sì, grazie Peter, effettivamente è bello, oh, se non altro non è per niente male. Ah, volevo chiederti quindi, le migliori opportunità nel reddito fisso, dove le intravedi? E tu prima hai parlato di corporate, eccetera. Volevo chiederti, i rendimenti e dunque anche il premio per il rischio nei mercati um, corporate, investment grade e a yield, sono attraenti a questi livelli? Um. Eh, Nicola, ed è questa la domanda centrale veramente, cioè l'investimento nel fixed income, soprattutto fuori dai governativi, già ne abbiamo sentito parlare, i titoli governativi hanno pesanti carichi di debitori che potrebbero influenzare in ultima istanza alle curve dei tassi di interesse. E proprio per questo carico, questo stock importante debito a questi titoli governativi, eh, lo chiamiamo appunto premio a rischio oppure term premium, potrebbe per noi rendere i governativi non così appetibili come invece le obbligazioni del debito corporate. Ma la domanda, il punto è, io prendo per i corporate bond, mi prendo sicuramente il rischio legato all'azienda piuttosto che quello legato al governo eh, o pubblico. Eh, il corporate risk è un rischio di credito e questo rischio che mi sto prendendo nella pancia, cioè come viene prezzato, questa è la domanda. E qui le notizie, devo dire, al momento sono queste, cioè che i premi al rischio in tutto il mondo sono più eh, stretti quindi più bassi della media storica. Al momento ti prendi meno per il rischio creditizio eh, che quanto... Pronto hai ricevuto negli ultimi 10-15 anni in media, ma questo non è senza motivo e magari ne possiamo parlare dopo. Cioè il motivo per cui appunto i premi a rischio sono così bassi è perché le società, le corporate, le aziende, tra l'altro questo l'abbiamo anche visto proprio nelle, nei dati di prima, eh, hanno eh, rifinanziato il loro debito su, spalmandolo su un periodo molto più lungo, quindi c'è meno rischio adesso eh, in capo appunto a queste aziende di eh, finanziare nel breve termine. Questo è stato scontato dal mercato, quindi con un premio più basso, però c'è un premio a rischio. Eh, chiaramente dipende molto, non so, intorno ai 100 punti base, oltre, oltre cioè 100 punti base è l'1%. Eh, oltre all'investimento nei titoli governativi e eh, questo è quello che ci piace. Quindi eh, eh, non è troppo interessante, però è il rendimento che puoi prenderti se investi oggi, che puoi bloccare, che è interessante. Ed è questo il grafico eh, che vedete sullo schermo ah, adesso, come ho detto prima, appunto eh, noi guardiamo appunto ehm, la classifica percentile in un periodo lungo, in questo senso 15 anni, eh, quindi devo dire effettivamente che è un risultato, un'opportunità, una promessa molto interessante per rendimenti appetibili al momento su questi eh, eh, rendimenti. Pensate soltanto agli yield al rendimento e il potenziale per un rendimento totale. Se il premio a rischio quindi è più basso, a questo punto bisogna anche cercare di capire dove possiamo ancora trovare del valore, del value nei mercati, nei corporates investment grade, IG di qualità investment grade. Appunto, abbiamo delle eh, differenze di eh, valutazione di dispersione in diverse parti del mercato per esempio eh, se prendiamo i settori industriali o settori di attività qualcuno è più sopravvalutato quindi non così interessante altri sono più a sconto o chip e anche regioni ci sono differenze per esempio Guardate cosa si può vedere qua, e questo è il premio a rischio per le corporate investment grade, quindi qui è il segmento di massima qualità diciamo, dei corporate bond del mercato. I premi a rischio sono più alti in Europa, per esempio, che non negli Stati Uniti in questo momento, 20-25, un quarto di percentuale sostanzialmente. Quindi se si usa. Un portafoglio globale è attivo per spostare una parte del rischio e farlo entrare in Europa, farlo migrare in Europa perché i premi sono superiori al rischio. Questo ha decisamente molto senso. Ed è eh, quello che noi raccomandiamo, come appunto attivamente stiamo facendo con gli investitori obbligazionari. Qui ci sono delle sacche di mercato, l'altro esempio è questo. E qui andiamo a vedere, per esempio, i corporate bonds. Eh emessi invece dalle banche, questo è un altro esempio, qui possiamo appunto vedere che questi bond effettivamente sono diventati molto più interessanti, c'è stata una diciamo una mini crisi bancaria nel 2023 negli Stati Uniti dove quei risk premium sono effettivamente saliti, le banche dovevano pagare di più, praticamente perché gli investitori si assumessero quel rischio, però sono rimasti alti, sono scesi un po' in termini relativi, quindi lo possiamo vedere qui, in particolar modo negli Stati Uniti quei risk premia, quei premi a rischio praticamente sono molto più elevati rispetto a quelli storici e questo è banche rispetto ai corporate bonds industriali, quindi sono molto più interessanti, quindi ancora una volta in un portafoglio attivo è possibile spostare quel rischio e spostarlo in quelle aree. E quindi sì, effettivamente vi sono delle opportunità molto interessanti nel corporate investment grade, ve ne sono ancora. Abbiamo già sentito dire dal professor Marzo prima, abbiamo sentito parlare del mercato high yield, delle società lì che sono un pochettino più basse come qualità del credito e potenzialmente anche un po' più esposte. Ha dei potenziali default eh, se eh, hanno, per esempio, una leva eccessiva, per esempio, se hanno troppo debito. Quindi. E quindi non possono servire il debito, non possono rifinanziarlo, e questo è il motivo principale per il quale queste società hanno dei default, perché devono autorifinanziarsi quando i bond vanno a scadenza e quindi sostanzialmente devono emetterne di nuovi. Ma poi se è troppo alto il tasso di interesse che devono pagare, allora, o se gli investitori non vogliono più investire in loro, allora ecco che entrano nei guai. Ma le buone notizie qui sono che questo. Po' come nel corporate market investment grade. Il rifinanziamento nei high yield, in questi corporate bonds high yield, eh, è piuttosto basso adesso il yield. Quindi abbiamo visto sì, un aumento nei tassi di default, abbiamo visto quella tabella precedente. È vero, nei high yield bond effettivamente noi siamo su medie storiche. Potremmo anche andare un pochettino al di sopra, ma considero il fatto eh, da, ma il, il profilo delle scadenze del mercato, almeno per i prossimi anni, il profilo appunto delle know, maturity uh, uh, non, non è troppo dannoso per via di tanti rifinanziamenti e tante riemissioni, non, non ci preoccupa troppo il mercato high yield, soprattutto se ancora una volta cerchiamo degli investitori in yield, quindi qualcosa che cerca un total return. In questo momento, su questo mercato abbiamo un 8,5% di yield, e questo naturalmente è molto interessante e ripaga anche molto, ti com compensa molto per i rischi che ti assumi. Assolutamente sì, grazie Peter, direi che come dicevi tu prima risprimia ce n'è e quindi... Ora, nel completare, completare questa breve escursione, poi naturalmente eh, con te il professor Marzo si potrebbe stare eh, due giorni interi, ma avremo modo di, di tornarci sopra. Uh, per completare un po' l'escursus, c'è cioè, una parte... Eh, che è quella degli emerging markets, che spesso si arriva a considerarla quando si è finito un po' di estrarre valore da tutti gli altri mercati. Ora, volevo chiederti come se hanno fatto, e eh, questa è una tua opinione, mi interesserebbe sapere, i mercati emergenti a superare questa fase di aumento dell'inflazione e qual è il contesto macro che tu vedi per questi paesi, appunto gli emerging markets. All'interno degli stessi mercati, gli emerging markets, appunto, se per quanto attiene il tuo ambito mh, ci sono dei settori che giudichi più interessanti. Grazie, Peter. Sì Nicola. I mercati emergenti effettivamente hanno fatto un ottimo lavoro e questo è interessante. Eh, direi rispetto soprattutto ad altre anche banche centrali più avanzate. E adesso vi spiego anche il perché. Eh, alcune banche centrali parlavano appunto dell'inflazione del 2021, eh, parlavano molto di questo, dicevano che era Temporanea, e quindi no, le banche centrali dicevano: Ma sarà un'inflazione non permanente, sarà temporanea, sarà a breve termine, come ho detto prima. E qui, soprattutto, la, la Fed e la BCE diceva molto questo. Le banche centrali, invece, in tanti dei paesi emergenti, hanno iniziato ad aumentare i tassi, quindi hanno aumentato i tassi di interesse. Perché? Perché probabilmente prima di tutto hanno più esperienza nel gestire l'inflazione. E mentre nei mercati avanzati insomma era tanto tempo che non si vedeva l'inflazione quindi loro hanno più esperienza in questo campo hanno un vantaggio dal punto di vista proprio della loro esperienza però hanno fatto la cosa giusta anche hanno fatto la cosa giusta perché hanno pensato questo non è un fenomeno temporaneo è un fenomeno più strutturale e quindi dobbiamo assolutamente abbassarlo, dobbiamo lavorare perché si abbassi, altrimenti ci troviamo in un contesto troppo inflattivo e in un contesto così queste economie farebbero molta fatica. Quindi proprio partendo dall'America Latina, da paesi come il Brasile, il Messico, la Colombia, ecco, tutti questi paesi hanno iniziato in una fase molto precoce. Ah, in maniera anche aggressiva le volte aumentare i tassi di interesse per esempio il Brasile dal 2 al quasi il 14% altri paesi poi hanno seguito per esempio pa paesi dell'Europa dell'Est anche loro dovevano affrontare eh, la, eh, il problema di essere poi in stretta prossimità a quello che era il conflitto e la crisi tra la Russia e l'Ucraina e poi anche altri paesi altre economie per esempio in Asia che hanno seguito ma l'Asia effettivamente non pressava così tanto perché lì non c'erano grosse pressioni inflattive quindi i mercati emergenti sono stati molto bravi a attraversare questa cosa hanno agito in maniera precoce proprio per combattere questa spirale diciamo questo, questa crisi inflattiva e tanti di questi si trovano già in una posizione, lo sono già anche da un po', si trovano già in una posizione da poter abbassare i tassi di inflazione perché l'inflazione è arrivata al target. Dei target magari di infla, inflazione che magari sono un po' più alti rispetto a quelli dei mercati avanzati, ma in molti casi hanno raggiunto il target e quindi possono procedere a ridurre nuovamente i tassi di interesse, stimolando così l'economia. Perché naturalmente non è che tu possa sostenere un, 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 un tasso interesse al 14% molto a lungo, chiaramente. E questo è l'interesse dei mercati emergenti, quindi sono piuttosto solidi, stanno meglio eh, dal punto di vista anche del, del debito, della leva, è più bassa la leva rispetto a mercati avanzati e quindi sono piuttosto robusti. Eh, naturalmente ci sono sempre le eccezioni, chiaramente, ma in, in tanti casi lo sono. E, eh, sono riusciti appunto ad attraversare quella, quella situazione e appunto perché le banche centrali hanno potuto stimolare la crescita. Quindi questo rende questa classe di attivi molto interessanti dal punto di vista dei settori. Ecco, ho una slide che vorrei farvi vedere, che ho incluso nella presentazione proprio per darvi un'idea di quello che va affrontato dal punto di vista dei rendimenti. Quindi abbiamo due settori principali negli emergenti. Uno è i government bond eh, degli emergenti emessi diciamo in dollari e poi eh, abbiamo quelli governativi invece che vengono emessi nelle valute locali quindi uno è, appunto in dollari e l'altro nelle valute che si chiama proprio eh, debito emergenti in valuta locale. E qui possiamo vedere sulla sinistra che questo è il rendimento dei mercati locali, i rendimenti locali che sono saliti parecchio nel 2021-2022 e, e quindi dopo la pandemia abbiamo avuto dei rendimenti molto bassi e poi invece adesso siamo arrivati ad un 7,5% di rendimento qui nel 2022 è sceso ancora un po', ma comunque in termini relativi possiamo vedere che ancora una volta è buono. Qui c'è questa linea che mostra gli ultimi dieci anni, quindi c'è ancora una buona media di rendimento, un 6,5 circa. Questo lo rende interessante perché man mano che i tassi le banche centrali abbassano i tassi di interesse, Bisogna ovviamente poi eh, avere un riscontro a livello di rendimenti positivi, quindi interessanti con in i rendimenti, in rendimenti locali da comprare su questi mercati. Invece sulla destra abbiamo il mercato delle valute forti, invece, quindi qui bisogna vedere il risk premium perché è un mercato del credito, bisogna vedere quindi quello che è il credito di quei paesi che possono essere anche, ovviamente più del, anche delle economie più forti fragili all'interno dell'universo di investimenti e qui è possibile proprio vedere un mercato biforcato, una biforcazione. Nei paesi ad alta più alta qualità e la linea in verde hanno un risk premium molto basso. Il premio a rischio è molto basso e quindi non compensano molto rispetto al rischio che uno si assume. C'è una qualità più alta, ma c'è comunque del rischio. In queste aree, qui in blu, invece, possiamo vedere i cosiddetti mercati di frontiera: quindi magari più piccoli, quelli magari africani, in Asia, mercati di frontiera, come vengono detto, dove si può ancora vedere che il premio a rischio è più elevato: è sceso un po', ma è comunque più alto rispetto a quest'altra parte dell'universo dell di investimento ma qui troviamo paesi che che o si sono appena ristrutturati o pensano di portare avanti delle ristrutturazioni, quindi bisogna essere molto selettivi in queste aree, quindi valuta forte molto selettivi valuta locale, si può investire in quei grossi mercati liquidi a rendimenti piuttosto interessanti e quindi ancora una volta eh, questo è il messaggio chiave, questi mercati di income sono molto interessanti in tante aree sicuramente ma bisogna vederlo e maniera molto diversificata dove si gestiscono rischi diversi bisogna cercare di sfruttare queste differenze eh, che sono importanti e bisogna farlo in maniera appunto attiva grazie grazie per il cordo pienamente su quanto hai su esposto in particolare su quest'ultima parte perché agire su quei mercati eh, solo per negoziare nella valuta giusta eh, ci si prendono tanti di quei rischi che non, difficilmente verrebbero ricompensati. Grazie, grazie davvero, Peter. Adesso io lascerei spazio ai nostri partecipanti ed in particolare comincerei con eh, Camposano per eh, Raffaele. Raffaele Camposano, se eh, Raffaele è pronto noi gli apriamo il microfono. Raffaele sei con noi? Buonasera a tutti, mi sentite? Molto bene Raffaele, benvenuto, prego. Ok. Ciao Nicola. Ciao. Eh, ti ringrazio per l'opportunità che ci dai. Senti, ehm, volevo fare due domande veloci, una per il professor ehm, okay. eh, Marzo e altro per il dottor Becker. Parto dal dottor Allora, Becker, allora, allora ci Prego, prego Raffaele. Parto dal dottor Becker. Eh, allora, volevo chiederle, eh, considerando un aspetto fondamentale che è quello che eh, penso alla sua generazione come anche la mia, eh, ma la sua soprattutto come gestore obbligazionario, si è dovuto confrontare con una situazione eh, molto sfidante perché siamo venuti da anni, da decenni di tassi di interesse in discesa e il professore eh, Marto ci ha spiegato che la risalita non solo è stata... Eh, forte ma è stata anche veloce e questo ha creato sì che molti gestori obbligazionari sono arrivati con portafogli lunghi di duration e con un rendimento eh, molto basso e che ha creato dei eh, anche ai, ai gestori professionisti dei, eh, dei grattacapi. Eh, la mia domanda è questa oggi considerando anche l'assetto della curva qual è il tratto? Nicola mi sembra che l'ha fatto la domanda però vorrei avere una risposta un po' più ehm, precisa qual è il tratto della curva? Soprattutto in Europa, quello più interessante, eh, visto che sul tratto 3-5 anni c'è stato già un movimento, però ancora la curva ha un andamento ehm, non normale. E poi per il professore Marzio volevo fare quest'altra domanda. Vista l'esposizione attenta e molto completa dal punto di vista macroeconomica, dove si è capito questa spirale inflazione-debito, la questione è questa: che non vede che ormai c'è una competizione forte sul mercato dei capitali. Mi spiego meglio. Il risparmiatore è chiamato a scegliere tra finanziare il debito del nostro paese o finanziare la crescita del nostro paese, visto che anche i governi per accattivarsi ehm, eh, i risparmi eh, dei concittadini eh, fanno anche, hanno fatto anche eh, politiche, eh, come dire, pubblicità eh, per aumentare quello che è la sottoscrizione del debito pubblico. Quindi il dilemma è proprio questo: tra finanziare il debito del paese o la crescita del paese. Grazie. Ottima domanda. Peter, uh, par parti tu? O parto io? I can do that, yes. yes. Ok, and then I follow you. Sì, certo, you poi after. ti seguo. D'accordo, allora parto it's not, io. Uh, you know, a very long. Uh, uh, uh... Sì, dicevamo. Sì, sì. Um, it's not, yeah. so, sì, sono pronto. Know, in, in terms, really on, uh, view, terms... Beh, dipende molto sicuramente dalla view che si ha per quanto riguarda il posizionamento sul tratto della curva, cioè eh, quanti, quanti tagli di tassi darà alla BCE e quanto è scontato? Se si crede, per esempio, che la BCE darà di più, allora probabilmente bisognerebbe. Mettersi, come dire, io lo chiamerei un po' tra due e cinque anni come eh, tratto della. Eh, dipende veramente, come dire, da come uno pensa, cioè di quello che potrà fare la uh, BCE. Secondo noi la BCE continuerà questo percorso, questo, questa traiettoria, perché l'inflazione è scesa in maniera aggressiva. Ora che Sarà di più rispetto a quanto scontato dal mercato o meno? Il mercato sta diventando molto realista quando si parla appunto di quello che la BCE potrebbe fare, quello che è possibile. Lo stesso proprio come nel caso della Fed. Secondo noi il mercato ha abbastanza ragione, ma questo vorrà dire che la curva si irripilirà di più e sarà probabilmente nel tratto centrale della curva dove potremmo avere eh magari rendimenti in calo, ma comunque anche a fronte di questo già eh, una partenza interessante di rendimento. Grazie Peter. Eh, io volevo dire due cose. Intanto congratulazioni a Peter perché ha fatto un'esposizione bellissima, mi sono proprio divertito, quindi devo dire la verità, è, è stato un seminario... Grazie. Molto molto bello, molto interessante eh, e devo dire la verità condivido moltissimo delle, delle cose che lui ha detto, sono molto molto allineato anche se non ci siamo mica messi d'accordo, questo lo devo dire assolutamente chiaramente. Quindi mh, riguardo alla domanda che è stata fatta, la risposta è che eh, devo dire questo. Um, sono d'accordo, noi abbiamo un crowding out, un effetto spiazzamento, storicamente sempre riscontrabile, quando abbiamo economie con elevato debito pubblico, le risorse necessarie per finanziare lo stock di debito spiazzano le risorse necessarie per l'andamento la, dell'economia, per il finanziamento dell'economia. Questo lo vediamo nel nostro paese con il basso livello di investimenti che complessivamente abbiamo, sia dal lato dell'investimento pubblico, che adesso questa cosa è un po' risolta grazie al PNRR, ma sia anche l'investimento privato. Abbiamo un'endemica carenza di investimenti da questo punto di vista. E, e Peter ce l'ha fatto vedere molto bene come questo aspetto invece sia molto rilevante nei paesi dove la crescita è molto più alta, quali per esempio gli Stati Uniti, cioè il livello di investimento è molto più elevato. Quindi eh, sono molto d'accordo, eh, c'è un bellissimo lavoro scientifico che ha qualche anno, ma per me è attualissimo, eh, che mostra molto chiaramente come paesi con uno stock di debito pubblico alto dovranno scontare un tasso di crescita del prodotto interno lordo più basso nel proprio futuro. A questo aggiungo un'altra cosa, eh, che la, anche qui la letteratura ha fatto veramente delle analisi molto molto interessanti. Una scelta della politica fiscale oggi, una, un errore nella scelta della politica fiscale oggi, provocherà un effetto sulla crescita futura non inferiore a eh, 3, 4, 5 punti percentuali che sono 500 basis point in termini di tassi di crescita accumulati nei prossimi 10-15 anni. Quindi uno standard di vita più basso. Questo è un aspetto molto, molto delicato. Noi oggi il paese, l'Italia, perché il problema del nel nostro dibattito della politica fiscale è spesso sul problema delle aliquote fiscali, che è, un, è giusto, ma è un falso problema. Noi oggi abbiamo una politica fiscale sbagliata. Nella sua capacità di intervento nella scelta, diciamo, tra consumare oggi, consumare domani, investire oggi, investire domani, nelle scelte intertemporali del consumatore-investitore. Questo è il vero rischio che io vedo nel futuro. Cioè, quindi, eh, secondo me, eh, sì, la risposta è: noi siamo in un sentiero di pericolo dal lato investimenti. Questo è vero, perché noi abbiamo poche risorse per il sostegno dell'economia. Poi su questo dovremmo parlare anche di Basilea 3 Basilea 4, eh, perché c'è anche questo aspetto. Noi in, non dimentichiamoci che negli Stati Uniti non c'è il sistema Basilea 4, noi oggi siamo in una, alle soglie di un momento, stiamo parlando e parlo sempre di fixed income, in cui io prevedo, lo dice un professore, quindi non, non lasciamolo, Peter, non, non lo mettiamo in difficoltà. Ehm, il prossimo, dal prossimo anno in avanti avremo emissioni molto importanti su corporate bonds italiani so, sul livello di eh, low, small, cap. small cap, emissioni di mini bond, small cap. Noi dobbiamo aspettarci un ciclo di emissioni molto massivo, molto importante, perché abbiamo un segmento di imprese che rischia di non essere coperto dal credito bancario e necessita di reperire fondi dal mercato. Grazie, grazie prof, grazie anche a te. Eh, se mi consentite inserirmi velocemente, sono assolutamente associato in linea con lei, professore, proprio nell'area delle small cap, in modo particolare modelli di finanza che sono più, come dire, privati. Dobbiamo veramente zoomare su questa cosa perché alcuni dei rischi, eh, a seconda di quello che si finanzia, saranno molto più vulnerabili a questi tassi più alti che magari il mercato corporate IG dove invece ci sono anche un sacco di large cap. Ma anche i segmenti diciamo che hanno un rendimento high yield. Quindi si tratta di un segmento molto piccolo diciamo di aziende che hanno un finanziamento privato. Quindi attenzione, dobbiamo fare molto più lavoro a livello di qualità di analisi di credito. Grazie, grazie ancora per questa precisazione, Peter. Chiamerei adesso un altro collega eh, Anselmini. Dovremmo avere Roberto Anselmini con noi. È così, Roberto? Eh sì, sono qua. Prego, benvenuto. Ok, grazie, veramente. Complimenti a tutti perché fa essere fi fieri di questo lavoro quando si ascoltano veramente luminari in cui ci danno veramente mh, mh, qualcosa in più per migliorarci. La mia domanda è per il professor Marzo. Se ho... Capito bene, lei diceva che la situazione del debito degli stati, dell'elevato debito, porta ovviamente a emettere poi dei titoli con interessi sempre più elevati per attirare ovviamente gli investitori e quindi si crea un po' il circolo vizioso negativo. Allora, domanda io ho. Letto da qualche parte nei mesi scorsi che alcuni economisti ipotizzano che si potrebbe arrivare a un discorso di repressione finanziaria, cioè il fatto che gli stati emettano dei, appunto, dei, dei loro titoli di debito a tassi molto bassi, in cui obbligano in sostanza gli investitori istituzionali ad acquistarli in modo tale da diciamo, ribilanciare il rapporto debito-inflazione. E, e, e tassi di interesse pagati in modo tale da far rientrare la situazione. Però, è chiaro che questa è una misura molto forte, in cui non mi sembra di aver letto molto altro. Eh. Se si ritiene che possa essere una mossa fattibile, o se invece sono delle tante ipotesi, che pur economisti illuminati però hanno magari per scuole di pensiero diverse. Grazie. Grazie, le rispondo subito mm. dicendo che effettivamente è così, cioè e se noi andiamo a vedere quello che sta accadendo, siamo già in poche parole in parte o in un regime di questo tipo, perché ci sono due ragioni per cui dico questo. La prima ragione è, l'ho già detto anche durante un seminario, un seminario EFPA, il famoso discorso dei capital keys. I, i, il livello di uh, lo, la percentuale di titoli i, emessi dal tesoro italiano nel bilancio della Banca Centrale Europea, in base alle regole, dovrebbe essere pari al 17%. Oggi è pari al 44%, quindi questo vuol dire che la Banca Centrale Europea sta acquistando titoli del debito pubblico in modo tale. Da tenere il più possibile calmierato il tasso di interesse, no? Perché e lo spread, diciamo così: lo spread rispetto ai titoli di Stato tedeschi. Quindi, in qualche maniera siamo già in questo regime e aggiungerò di più, nel senso che io credo, ma anche questa è una visione del tutto personale, quindi una visione mia, personale, ma io credo che le banche centrali, da qui a un po', se l'inflazione dovesse risalire, le banche centrali saranno molto più lente nel rispondere agli shock inflazionistici, perché, perché faranno anche in modo per cui un piccolo tasso di inflazione e un tasso nominale più basso del tasso di inflazione possa persistere. Cioè noi vedremo una reazione violenta dalla banca centrale nel momento in cui la banca centrale si potrà accorgere che l'inflazione diciamo, va su un sentiero fuori controllo. Ma nel momento in cui la Banca Centrale capisce che l'inflazione può essere controllata, a quel punto può anche accettare un tasso di interesse nominale più basso del tasso di inflazione. Per lo meno parlo del comparto di titoli del debito pubblico, ovviamente, perché questo può essere un elemento che favorisce l'assorbimento dell'elevato stock, dell stock di debito pubblico. Questo è un punto molto rilevante e vedremo cosa succederà nei prossimi, nei prossimi anni. perché... Lo stock di debito complessivo non è gestibile, bisogna fare qualcosa per, per assorbirlo e i rischi del lasciarlo stare sono più alti del rischio di intervenire in maniera un po', come dire, innovativa su questo. Eh sì, grazie. Poi un giorno faremo una puntata solo su, sui debiti pubblici perché... Niente, eh... eh. certo, io... Ho provato a fare una battuta al professor Monti all'atere del, del suo intervento al salone del risparmio quando gli ho chiesto se eh, dalle sue parole lasciava, lasciasse intendere una ristrutturazione del debito. lui mi guarda e fa dice sai che non ci avevo pensato adesso. <ride> <ride> eh, e dunque, e dunque. Bene, abbiamo ancora... Una gradita domanda di Bruno, Bruno Lingualti, amico e consigliere di EFPA. Bruno, sei con noi? Sì, buonasera. Ciao, Nicola. Buonasera a tutti. Allora, ciao, Bruno. Io mi unisco al coro unanime di tutti per la bellissima esposizione che avete fatto sia il professor Marzo che il dottor Becker. Volevo fare una domanda, ma l'ha bruciata già Marzo rispondendo al fatto dei bond del small cap. Volevo semplicemente chiedere a Becker: quanto vede, visto che c'è un ritorno all'obbligazionario soprattutto per eh, creare il reddito, quanto è importante andare a diversificare anche sul mercato azionario con i dividendi con, dividend, con le azioni che danno buoni dividendi? Questo è uno. Per quanto riguarda il professor Marzo, una domanda prettamente ragionieristica. Abbiamo visto nella slide 14, se ricordo bene, che. La, la spesa corrente de, dello Stato americano è rimasta costantemente e il picco è aumentato grazie al, al fatto del, degli interessi pagati sui titoli emessi. Quanto, quanto crede che possa, per, farlo, per non far crescere il picco, che sia importante ridurre moltissimo la spesa? Parla della spesa pubblica? La spesa pubblica, sì, la spesa corrente. E poi un'altra domanda che più che altro è una... Eh, rifacendomi al titolo del seminario, dicevo, riconoscere, e valorizzare, valorizzare le differenze, gesti, gest, gestendo i conflitti in modo costruttivo e adattandomi ai cambiamenti in modo proattivo. Secondo, secondo voi lo stanno facendo gli stati? Uh, rispondo io velocemente, poi passo la palla a Peter. Prego. Prego. Allora, eh, parto da quest'ultima dalla domanda, diciamo, dello slide a cui si riferiva il dottor Linguanti eh, eh, lo slide numero 14. Allora, quello che lei dice contrazione della spesa, allora, se noi vogliamo fermare la crescita del deficit in presenza di una crescita dei tassi di interesse, quindi un aggravamento della posizione del deficit dovuto alla crescita dei tassi di interesse aggravamento del burden dei interessi passivi eccetera si può dimostrare che il deficit primario deve essere deve essere diventare un surplus quindi bisogna generare un surplus più che sufficiente più ampio della spesa per interessi passivi questo significa che o le tasse devono aumentare molto o la spesa deve ridursi molto eh, ma deve essere molto consistente questo intervento. E il problema qual è? Che dal punto di vista politico né l'una né l'altra condizione sono gestibili molto facilmente da nessuna economia. Il lato spesa, perché sappiamo tutti cosa sta per accadere, tutti i governi hanno due problemi, gli Stati Uniti meno questo problema, il tema demografico è un problema che esiste ed è un problema serio, molto serio, che è più grave per paesi come l'Italia e altri paesi europei. Gli Stati Uniti meno, però c'è un altro problema molto pesante, che è il tema dell della, del riarmo, e sappiamo tutti quanto questo tema porti un incremento di spesa pubblica. E quindi qui è difficile vedere una, un calo della spesa pubblica, potremmo vedere una sua riallocazione, ma è un calo è difficile. Incremento della pressione fiscale è possibile vederlo negli Stati Uniti? È possibile perché hanno uno spazio fiscale l'economia americana, nonostante che noi abbiamo, vediamo nei grafici, avete visto nei grafici uno stock di debito pubblico molto importante, va detto che lo spazio fiscale dell'economia americana è molto più ampio dello spazio fiscale che abbiamo noi, perché lì hanno margine per crescere, far aumentare le tasse, anche le tasse in l'imposizione indiretta sostanzialmente. Quindi lì sì, certo che è possibile aumentare le tasse, però il problema è vero è che anche lì... È un tema politico difficilmente controllabile no? da questo punto di vista. Certo che qualcosa vedremo nel futuro, non ci sono molti dubbi, perché, o da un lato o dall'altro, qualcosa deve avvenire, ma al lato spesa non vedo, non vedo grandi grandi possibilità di cali. Quindi avere un surplus tale da più che compensare la spesa per gli interessi passivi è quello che dovremmo fare noi Italia, no? eh, però, però lo vedo, lo vedo complicato. E noi dovremmo generare un avanzo di 90 miliardi di euro all'anno. Impossibile. Prego Peter. Grazie. Grazie anche per la to... domanda. Vediamo yeah, se riesco a, to... a ricapilottarla yeah, perché so non so sono sicura house. sicuro. Uh, di averla accolta completamente, ricordarla cioè, se in un portafoglio diversificato ha ancora senso, dato appunto i rendimenti superiori nel fixed income, aggiungere eh, il dividendo, cioè dei titoli a dividendo, è questo come l'azionario, per esempio. Mi conferma che la domanda era questa, per cortesia? Sì. Lei sostanzialmente di sì, se il, il, il giusto mix e se trova ancora spazio eh, dividend yield all'interno di un portafoglio dove c'è de, 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 già dell'yield attraverso l'income del, dei bonds. Ahimè, devo permettere che non sono un esperto azionario oppure esperto di asset allocation, quindi non posso proprio veramente parlare diciamo del lato azionario, però proverò a rispondere per quanto mi eh, compete, cioè fixed income. All'inizio della presentazione ricorderete che vi ho detto che appunto il reddito è diventato molto più interessante. Eh, quindi, eh, questo però per molto tempo non è successo. E la bellezza del reddito fisso è che il rendimento appunto del tuo strumento obbligazionario è un eccellente. Predittore dei rendimenti totali nel lungo periodo. Cioè c'è una correlazione altissima. Supponiamo, per esempio, che hai una view, una visione di investimento di lungo termine tra il rendimento in cui hai investito e il return che invece puoi realizzare nel tempo. Questo, però, non succede nell'azionario perché chiaramente si è soggetti a molta più volatilità eh, nel eh, prezzo. Quindi chiaramente io sono un attimino condizionato perché io sono un obbligazionario. Quindi eh, si tratta di. Eh, tempo, spostare più l'attenzione in quelli che sono strumenti più certi, dove i risultati sono meno eh, volatili e in questo modo si può stabilizzare il portafoglio. Eh, certo, magari uno vuole ancora un segmento investito nel eh, rischio, nel, nell'azionario, però il ruolo del fixed income dell'obbligazione era quello di stabilizzare il portafoglio eh, essere diversificatore in eventi diciamo eh, di avversità per l'azionario e generare questo income questo reddito e questo sta tornando ed è proprio il ruolo iniziale diciamo del fixed income a questo tipo di rendimenti direi che non sono male no? e quindi probabilmente è giunto il momento di eh, andare di più diciamo più eh, verso un'allocazione di eh, questo tipo di casse di attivo grazie, grazie Pet siamo andati un po' lunghi eh, questo è sintomo di grande interesse come al solito, siete ancora moltissimi chiudo con l'ultima domanda eh, di Bellò, Bruno Bellò eh, se è qui con noi Bruno ci sei? sì, Prego, sentite? Si sì, sente benissimo buonasera tu... la grazie buonasera a tutti, e complimenti per quanto detto da tutti e due i relatori. Però la domanda la devo fare al dottor Marzo, se possibile. Prego. Ho condiviso molto la sua analisi, molto, molto chiara e molto bella. Però vorrei farle una domanda abbastanza provocatoria. Secondo lei, prof, quanto ha influito sulla creazione di, del grande debito pubblico complessivo delle economie avanzate il fatto che fin dal 1971 abbiamo... Uh, abbiamo avuto una moneta che sostanzialmente è diventata una moneta fiduciaria se noi guardiamo il... grazie, molte grazie per la domanda uh, se noi guardiamo e mettiamo a confronto i grafici eh, il debito è diciamo così, a partire dal 71 col crollo del regime di Bretton Woods quando appunto la moneta non è più stata ancorata all'oro noi abbiamo avuto certamente una contemporanea crescita dello stock dei debiti pubblici infatti il grafico che avete visto che vi ho fatto vedere io prima osserviamo e poi si potrebbe andare a vedere per un orizzonte di tempo anche più lungo possiamo benissimo vedere che contemporaneamente a questo alla, diciamo alla uscita dal regime di Bretton Woods abbiamo avuto una contemporanea crescita degli stock di debito pubblico. Ora, certamente non possiamo dire che la causa della crescita del debito pubblico sia l'uscita dal regime di Bretton Woods, ovvero il gold exchange standard, cioè non è quella una causa, ovviamente. Quello che possiamo dire è che certamente il debito è un'arma fondamentale per la banca centrale in un momento in cui la moneta non è ancorata a niente, perché il valore della moneta deve essere mantenuto costante nel tempo da parte della banca centrale. E la banca centrale opera questo, fa questo, attraverso un continuo eh, acquisto. Una continua gestione dell'attivo e del passivo, quindi gestione della liquidità e gestione degli asset, che sono niente po', po di meno che lo stock del il debito pubblico che ha in pancia. Quindi in qualche maniera il valore della moneta è in funzione anche dello stock di debito pubblico. Assolutamente. Quindi, per certi versi, va detto che maggiore debito pubblico è un paradosso il mio più forza può avere una banca centrale nel controllare i flussi di liquidità. Però, come diceva Triffin, esiste una soglia oltre la quale siamo in pericolo. Però nessuno sa qual è questa soglia, perché in verità il valore della moneta, alla fine della storia, come vedete, venite dalla mia parte, è intimamente collegato al grado di solvibilità dell'emittente di debito. Quindi il valore della moneta in un contesto di moneta fiduciaria non è dato dall'oro, ma il valore della moneta è intimamente collegato allo stock di debito e lo stock di debito, il, il suo valore, è collegato alla capacità del governo, degli stati, di generare surplus oppure di mantenere sotto controllo i deficit in maniera da mantenerlo stabile nel tempo. Quindi vedete che siamo arrivati ad un concetto nuovo di valore, no? che è diverso da quello a cui noi eravamo, eravamo abituati a pensare. Perché il valore della moneta, controbilanciato dall'oro, va bene in un mondo di moneta, dove c'è solo la moneta, ma oggi noi abbiamo anche il debito. E quindi in questo contesto l'ancoraggio reale al valore del debito e quindi della moneta è dato dalla capacità del governo di onorare i propri impegni. Quindi, in ultima analisi è la posizione fiscale che determina il valore i valori dell'economia. Dell Voi sapete Peter just, just, a second, just, a more, okay? just a second. Voi sapete che in un sistema di equilibrio economico generale tutti i prezzi sono relativi, tranne uno. In un mondo come questo che stiamo descrivendo, l'unico prezzo che è determinato esogenamente è il valore e solvibilità del governo. Grazie, grazie prof. Grazie Massimiliano. Uh, tu Peter, volevi aggiungere qualcosa su questo argomento? Non credo, no? Okay. No. Okay. no, va Did benissimo you like... così, ottimo. I hope you like it. Spero che le sia piaciuto. Yes. Sì, sì. <ride> da un punto di vista pratico potrei aggiungere che, osservando quelle che è l'analisi e l'esito appunto delle elezioni europee, anche quello che c'è stato, per esempio, in Francia. Questo abbiamo visto beh, probabilmente, questi sono i motivi di cui se lei ha parlato. Qui mi è piaciuto molto il collegamento eh, che lei ha descritto in maniera molto teorica, ma poi lo vediamo in pratica anche, perché alla fine dobbiamo affrontare anche il come vediamo l'Europa, come vediamo per esempio l'euro rispetto al dollaro statunitense e quindi siamo molto preoccupati ovviamente rispetto a questa cosa per l'euro anche. E quindi è molto importante pensare ai prossimi 6-12 mesi, almeno eh, ci sono più argomentazioni per avere un euro. Depole rispetto al dollaro, per esempio, più argomenti verso in questa direzione. Sono d'accordo. <ride> Bene, d'accordo, tutti fino alla fine. Ottimo. Eh, grazie, grazie, Massimiliano. Grazie per il tuo contributo, come, come sempre prezioso e, e sempre molto libero da condizionamenti. Tu sarai anche un prof, ma sei più simpatico di un prof. <ride> <ride> grazie, troppo buono. Peter, cosa dirti? Eh, sei stato davvero eh, gentile, eh, esaustivo, ehm, ha interessato moltissimo i nostri partecipanti e questo eh, mi, fa, mi fa piacere e, e te ne sono grato. Naturalmente chi non fosse riuscito a porre le domande ai nostri relatori, perché siamo già andati lunghi abbondate, ma questo è, è per colpa vostra che siete così tanti e, e avete piacere di... Di porre le domande e dunque pos, potete inviare una mail a eventi chiocciola effpa meno italia punto .it ponendo le domande riceverete le risposte e tutti i partecipanti riceveranno naturalmente la documentazione usata sia da peter che da massimiliano durante durante la loro eh, esposizione quindi ehm prima di, di salutarvi chiedo alla regia se potete rimettere la, la locandina il visual del nostro annual meeting che si terrà uh, il 3 e il 4 ottobre al teatro del maggio musicale fiorentino naturalmente a Firenze ci saranno gli amici di capital group e non sappiamo se ci sarà Peter ma comunque avremo modo eh, comunque di rivederci senz'altro ehm, i gentili colleghi che hanno posto le domande eh, riceveranno comunque un piccolo presente, sempre informativo, mi riferisco al cinquantesimo rapporto sulla situazione sociale del paese eh, redatto da dal Censis, da il grande istituto che eh, studia i fenomeni di sociologia eh, in Italia. Eh, eccolo qui, lo riceverete, naturalmente eh, lo stesso vale per Massimiliano e per Peter, anche se mi scuso eh, eh, è per il momento solo in lingua italiana, ma mi dicono gli amici del Census che presto sarà anche redatto in lingua inglese. Dunque, eh, grazie ancora a voi tutti, grazie Peter, grazie Massimiliano. Un saluto affettuoso e un arrivederci a presto. Grazie, buona serata. Buona serata. Grazie. Ciao. grazie, grazie. grazie.